andiamo via finché lo ritorniamo. Ehi, hey, Shalom, 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 che significa pace. Eccoci un altro giorno qui per le strade e per le vie, per portare il Vangelo, la verità della Bibbia, per far conoscere il mistero che è stato rivelato in questi ultimi tempi attraverso il Figlio di Dio, il Messia, colui che il mondo chiama con il nome greco di Gesù Cristo, ma il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahweh Shai. E qui nello spirito del vero Dio, del Dio vivente, il Padre, Yahweh, Basham, Yahweh Shai, nel nome di suo figlio, siamo a portare la verità della Bibbia. E come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh, Basham, Yahweh Shai, Basham, Rakakdash. Yahweh è il vero nome del Padre, e Yahweh Shai è il vero nome del figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino per aver insegnato bene la verità della Bibbia, e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Eccoci qui un'altra volta attraverso lo spirito e il potere del nostro Signore, Yahweh Shai, che come ho detto è il vero nome di colui che il mondo chiama dall'inganno e dall'ignoranza con il nome di origine greca Gesù Cristo. Siamo nello spirito del Signore, del nostro Signore, il Padre Onnipotente, Yahweh, colui che significa colui che è o colui che esiste, mentre Yahweh Shai significa colui che salva o è salvatore. E Yahweh è il nome del Padre del nostro Signore, e Yahweh Shai è il nome del nostro Signore, il Messia. Siamo qui nello Spirito Santo, lo Spirito di verità che viene nel nome del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, per portare la verità della Bibbia, per chiamare le pecore smarrite della casa di Israele, che oggi attraverso la storia, le profezie, si trovano disperse in mezzo alle nazioni. Il vero popolo di Israele non abita oggi nella terra di Israele. Attraverso la storia e le profezie, oggi nella terra di Israele abitano degli impostori. Biblicamente sono conosciuti come gli Edomiti, in particolare la nazione dei discendenti di Esaù, Edom. Per dare maggiore comprensione, l'amico del Signore, Abramo, Abraham, ebbe un figlio, quale suo nome è Isacco, e da Isacco vennero due gemelli che si chiamano Esaù e Giacobbe. Esaù è il progenitore dell'autoproclamato uomo bianco. Non tutti quelli che hanno la pelle chiara discendono da Esaù, ma la maggior parte di loro, che praticamente quando nacque quest'uomo fu il primo uomo a nascere senza pigmentazione. E questo fatto è riportato in Genesi capitolo 25 versetto 25. E i discendenti di quest'uomo qui, di questo diavolo qui, perché praticamente poi da quest'uomo qui la discendenza è una razza malvagia, la discendenza che viene da quest'uomo. Anzi, senza parlare troppo, prendiamo anche qualche precetto dalla Bibbia. Come ho detto, la sua nascita la troviamo in Genesi capitolo 25, versetto 25, ed è l'unica nascita nella Bibbia nel quale viene specificato il colore della pelle. E non è un caso questo, ok? Perché ai tempi tutti quanti, conoscendo anche da dove venivano, nascevano con pigmentazione, con pelle scura, ok? Basti pensare che il Signore creò Adamo ed Eva dalla terra, ok? Gli uomini, e la terra che colore ha? La terra ha un colore scuro. Quindi quando nacque per la prima volta un uomo senza pigmentazione, quindi quando nacque per la prima volta un uomo dalla pelle chiara, venne riportato nella Bibbia affinché noi a oggi riconoscessimo per la maggior parte chi sono i discendenti di questa razza qui, che sono coloro che oggi governano il mondo, sono le famiglie bancarie, coloro che nel mondo sono conosciuti come illuminati o anche stupidamente li chiamano rettiliani, comunque sono le famiglie bancarie, queste qua che le famiglie dei Rothschild, Rockefeller, DuPont, Lee e altri nomi, ok? Che fanno parte di questa razza malvagia, che come ho detto, tirando fuori una scrittura per provare che questo è il popolo malvagio, questo è Malachia capitolo 1 versetto 4, che si legge: se Edom dice, e Edom è un altro dei nomi che è stato dato a Esaù, si legge sempre in Genesi capitolo 25, credo al versetto 27, che si legge che Esaù voleva un... Puoi mettere il telefono o sta bene così? Ah sì. Come vuoi, eh? Se no te lo puoi anche scaricare questo e poi te lo carichi come desideri. Vabbè, lo stai. Ok, va.
a Islachia. Come dicevo, Edom, che nell'antico ebraico è Adawam. Anzi, mettiamolo un po' così. E intanto Shalom a Gennaro e Giuseppe. Edom è il nome, è uno dei Esau, un titolo che gli viene dato fu quello di Edom, ok? Che significa rosso, infatti non a caso anche il colore della pelle è rossiccio, e si legge, se Edom dice noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Questo è quello che accadde durante l'epoca buia, quando cadde l'impero romano circa nel 476 dopo la venuta del Signore, che l'impero romano fu governato dalla razza di Esau Edom, dagli Edomiti. E quando cadde l'impero romano seguirono 1000 anni, che nella storia vengono chiamati epoca buia, Dark Age. E in questi 1000 anni gli Edomiti praticamente furono distrutti e furono ridotti a vivere in caverne, furono ridotti a vivere come dei cavernicoli praticamente. E questa è una storia importante da conoscere, perché praticamente è da lì che poi noi possiamo comprendere che nel 1500, che a scuola ce lo raccontano come anno del Rinascimento, di chi si sta parlando? Di quale Rinascimento? Del Rinascimento di chi? Di quale razza? Infatti qui lo scrive, dice... Se Edom dice noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Posso aggiungere un punto, che è importante questo punto che il fratello sta dicendo, perché nelle scuole ne parlano poco o niente. E questa è sempre stata la tattica dei malvagi, a nascondere la propria identità, la propria origine, ok? Ok, nascondendosi sotto le ombre di altre persone. Ma vi faccio vedere un po' l'ipocrisia di questo popolo adesso, perché il racconto ce l'hanno loro. Nelle scuole vi diranno che ne sanno poco o nulla. Ma questi stessi vi sanno dire ciò che ha mangiato il dinosauro 15 milioni di anni fa. Sì. Vi sanno dire i rudimenti della terra, le rocce, le formazioni di molecole 200 milioni di anni fa. Ok? Questa ipocrisia lo fanno apposta perché vogliono nascondere proprio questa epoca buia, che è stata un'epoca di morto per loro, in cui erano visti come, anzi prendiamo Bakasha per spiegare ancora di più questo fatto qui, il libro di Giobbe 30, se non sbaglio. Okay. Posso prendere prima Giobbe 9:24? Vai. Questo è Giobbe capitolo 9 versetto 24, che dice: la terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa. Can. Se non è lui, chi è dunque? La terra è data in balia ai malvagi, ed è quello che fanno i malvagi. Cioè, se tutti sanno che sono malvagi, è ovvio che tutti andranno contro, ok? Ma cosa fanno loro? Loro lo fanno apposta per nascondere chi sono proprio, ok? Perché c'è stato un periodo in cui sono stati odiati da tutto il mondo, e questo passato davvero vergognoso è quello che cercano di nascondere. Infatti il libro di Giobbe ci fa vedere proprio come erano, e questo è molto vergognoso davvero. Se questo era il mio passato, anch'io mi vergognerei davvero, perché erano ridotti a degli uomini delle caverne. Quando guardate questi documentari che vi fanno vedere in Neanderthal, che nemmeno riuscivano a parlare, facevano questo è l'origine dei caucasici, ok? Questa è la loro origine, perché quando i figli dell'Altissimo governavano durante l'epoca buia, ok, in cui l'epoca buia lo hanno dato loro, quando passi un periodo di buio, un periodo tenebroso, cosa vuol dire? È un periodo in cui basso. Non ci sei basso, sei finito, ok, non c'è luce, ok? E ora il padre gli ha permesso per governare ancora per un altro po', li ha tolto da quell'epoca, perché anche i nostri fratelli sono sempre stati malvagi, ok? I figli di Israele hanno creato cristianesimo, hanno creato Islam, ok? Hanno fondato varie tipi e metodologie della politica in cui stiamo vivendo oggi. E quindi il padre ha tolto il potere da loro, ridandolo
ai malvagi, perché non è giunto ancora il momento in cui i figli dell'Altissimo devono governare. Ma perché questo affinché si adempia la profezia che Esau è la fine di questo mondo e Giacobbe sarà l'inizio di quello che segue. Questo affinché si adempia la profezia. Sai, vorrei aggiungere un punto, perché tu giustamente dici che ci dicono cosa accadde 220 milioni di anni fa e non ci sanno dire che cosa è accaduto qualche centinaio di anni fa. In quell'epoca buia dicono solo che non c'è stato uno sviluppo, e questo per questo si legge in Giobbe 9:24 che sappiamo che la terra è data in balia di malvagi. Questi malvagi velano gli occhi, nascondono la verità praticamente, loro nascondono la loro vera storia, come diceva il fratello, è una storia vergognosa, ok? Perché questa gente davvero quando viveva nelle caverne non aveva istruzione, non riuscivano nemmeno bene a parlare, morivano per una semplice febbre o una semplice influenza, comunque per cose che potevano essere guarite veramente prendendo un bicchiere di acqua e limone, per farci comprendere. E questa gente era ridotta a questo punto qui, sempre perché si adempisse la profezia e sempre affinché noi comprendessimo coloro che oggi governano il mondo e coloro che oggi occupano la nostra terra, in realtà chi sono? Non sono il popolo di Dio, ma sono anzi il popolo più basso, più degradato che l'Altissimo abbia creato tra tutti gli altri popoli. Infatti si legge in Daniele capitolo 4. Questo è Daniele capitolo 4, versetto 17, dove si legge: questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi la vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Il più misero degli uomini. E questi uomini, adesso ti leggeremo un po' sul loro passato, erano uomini miseri, ok? Questi non li puoi neanche tenere con la greggia delle tue bestie, ok? Per dirvi quanto erano miserabili, chi l'ha detto? Giobbe o re Davide? Non li metterò con la greggia delle... Non li reputo nemmeno... Giobbe lo dice qui in Giobbe capitolo 30. Questo è Giobbe capitolo 30, versetto 1. Ora servo da zimbello ai più giovani di me. Questa era un po' la nostra situazione. È la situazione che viviamo adesso, sì. Questa è la situazione perché noi siamo qui a portarvi la verità della Bibbia per farvi comprendere che oggi il vero popolo di Dio si trova in basso e i nemici si trovano in alto, come dice la maledizione di Deuteronomio capitolo 28. Perché in Deuteronomio capitolo 28, dal versetto 15 in giù, ci sono le punizioni, i castighi con i quali l'Altissimo ha punito i suoi figli, il suo popolo. E dice che i suoi figli, il suo popolo, saranno in basso, mentre le altre nazioni saranno in alto. E noi siamo qui per dirvi, guardate che noi che ricopriamo l'ultima fascia della società, così chiamati negri, latini, taino, indios, questi nomi che ci hanno dato terroni, siamo gli ultimi della società, perché? Perché siamo i figli dell'Altissimo noi. Infatti il Signore Yahweh Shai in Apocalisse 2:9 dice: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, perché la promessa è quella che abbiamo, che poi andremo anche a leggere un po' sulla promessa, e dice: tuttavia le calunnie di quelli che dicono di essere giudei, di essere il mio popolo, ma non lo sono, sono sinagoga di Satana. E noi veniamo qua a portarvi la verità per farvi riconoscere chi è chi oggi, ok? Affinché questo velo con il quale hanno coperto gli occhi questi malvagi della terra, dicendo tu sei italiano, tu sei nigeriano, tu sei peruviano e io sono israeliano, ok? Togliamo questo velo, non esistono queste nazioni biblicamente, perché nemmeno gli israeliani esistono, perché nella Bibbia si parla di israeliti. E quindi togliendo il velo da sopra queste nazioni, come dice Isaia 25:7, che l'Altissimo ha tolto il velo, vi possiamo dire chi è chi, e ve lo diciamo proprio attraverso le caratteristiche del quale parla la Bibbia. Infatti in Giobbe 30 si legge di questa gente come sono proprio bassi dal punto di vista umano, sono proprio delle bestie. Infatti oggi noi vediamo in che mondo abominevole e confuso siamo, dal punto di vista che anche in TV, oppure nel mondo dello spettacolo, sai, proprio in questi ultimi tempi sta girando, ho visto una canzone che hanno fatto degli artisti italiani, come si chiama? Quello là della Tony F, sì, Tony F, uno, comunque mi ricordo, questa canzone si chiama tipo Doc 3. È una canzone pervertita proprio, che parla di questo, che prende la donna, quello che gli fa, lo mette in bocca, la violenta, la fa, vieni qua, quello che ti combino. E questa canzone la cantano bambini di quinta elementare e di prima media.
per farvi capire a che livello di abominazione siamo, a che livello di malvagità siamo. Okay. Ma stiamo parlando di un popolo che ha legalizzato matrimonio tra donna e cane. Stiamo parlando di un popolo che ha legalizzato, ha fatto il primo uomo che ha portato un grembo, ok? Stiamo parlando di un popolo che ha legalizzato il matrimonio tra una donna e i suoi, come si chiama, pupazzi, ok? Quando si parla dei più bassi, si sta parlando proprio dei bassi. Ecco perché, vedete, è la società che viviamo, che bambini di 3 anni non sanno neanche che sesso hanno, se sono maschio o femmine. Le hanno messi questa confusione. Le hanno messo questa confusione fin da bambini. Bene, tu dicevi, stiamo parlando di un popolo che ha legalizzato, non solo legalizzare, sai, il matrimonio tra persone dello stesso sesso che l'Altissimo biblicamente condanna, perché non è naturale, ok? Perché non può andare avanti la creazione. Cioè il creatore quando ha creato ha dato delle regole base e l'ABC, un uomo non può andare con un altro uomo, se no non si va avanti. E stiamo parlando di un popolo in cui se tu tiri fuori la Bibbia e dici che il padre condanna che un uomo vada con un altro uomo, ti tagano. Ti dicono che sei omofobo e rischi anche la galera. E questo è il punto che stavo per arrivare. Il fatto che non solo legalizzano, ma anche tutelano dal punto di vista legislativo e penale il fatto che se tu provi a andare contro di loro, o comunque a portare la verità, loro ti condannano e rischi la galera. Lo stesso come quando vuoi parlare di coloro che oggi abitano in Israele, lo chiamano antisem, e quindi dal punto di vista penale sei a rischio. Quindi pensate a questa gente che oggi sta governando il mondo, che sono questi uomini così bassi come li ha descritti nel libro di Daniele, miseri, ma miseri da tutti i punti di vista, umani, proprio spirituali e mentali, che come hanno fatto delle leggi a creare confusione a dei bambini. Pensate che in America ci sono dei libri dove mostrano uomini con i genitali, mostrano donne con i genitali di uomini e uomini senza genitali ma con le tette. Ho un precetto. Vai. Questo è il libro di Ebrei 12 e 16. Dice: assicuratevi che nessuno sia sessualmente immorale o sia empia come Esaù, che per un solo pasto ha venduto il suo diritto di nascita. Wow, dice assicuratevi di non essere immorali e empi come Esaù. E infatti a oggi chi è che governa il mondo? Esaù. Per questo noi comprendiamo che quando il Messia dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, perché noi quando eravamo nelle religioni dicevamo, ma com'è possibile che noi non dobbiamo amare il mondo se il mondo è stato creato da Dio? Cioè il mondo è una cosa bellissima, com'è possibile che non dobbiamo amare il mondo? È perché non comprendevamo che cosa significasse il mondo, perché non amare il mondo non significa non amare la vita, ok? Non amare la creazione, ma non amare questa creazione contaminata da chi? Da Esaù? Da colui che governa oggi il mondo, dai suoi discendenti, perché quando noi diciamo Esaù e Edom stiamo parlando dei suoi discendenti. Come quando parliamo di Giacobbe e Israele, stiamo parlando dei suoi discendenti, delle 12 tribù. Quindi per questo dice non amate il mondo e le cose che sono nel mondo. Chi ama il mondo non ama me, praticamente dice il Signore. E in Giacomo 4:4 dice chi è amico del mondo è nemico di Dio. Assolutamente. E noi allora iniziamo a collegare i punti e a dire ok, per questo, perché coloro che oggi governano il mondo hanno fatto tutte le leggi contro le leggi di Dio, dicendo che praticamente uomo con uomo sta bene, che un bambino, adesso addirittura hai visto il Papa, che scusa del cazzo hanno trovato per dire che uno può cambiare sesso, che dice che se un bambino o una bambina nasce che hanno dei problemi genitali, possono tagliare tutto e cambiare. Sì. Questa è la scusa di merda che ha tirato fuori il falso profeta del Vaticano, dicendo che se nascono con problemi genitali, allora possono tagliare tutto e rimpiazzarlo con un buco. Il buco che hanno loro nella loro testa, il buco del culo dal quale tirano fuori queste dottrine, ok? Perché queste dottrine di religioni vengono fuori dal culo, dal loro culo che praticamente è sinonimo di merda. Perché questa è merda, ok? Questa è merda agli occhi dell'Altissimo. Per questo qui dice assicuratevi di non essere contaminati da questa merda che stanno insegnando le istituzioni governative, scolastiche e religiose. Infatti vediamo quanto miserabili sono coloro che sono amici con questo mondo, come diceva il fratello. Infatti per avere una sorta di successo in questo mondo che viviamo,
devi appartenere, devi fare amicizia con loro. Vediamo alcuni artisti che iniziano proprio parlando di serietà e vale a vedere dopo 2-3 anni che hanno fatto la fama, cominciano a vestirsi di rosa. Vedi un rapper che è uscito, che canta dei gang, robe varie, e dopo qualche video che ha fatto successo, lo vedi vestito con il labello di donna e tutto. Quelli si chiamano riti di umiliazione. Riti di umiliazione. E va sempre contro la Bibbia, sì. Perché nella Bibbia dice che un uomo non si vestirà da donna, né una donna si vestirà da uomo. Per questo loro, quando questa gente che governa il mondo dello spettacolo, che alla fine quando parliamo di questi edomiti, al quale l'Altissimo ha dato il potere, e l'ha dato affinché noi potessimo avere un esempio di malvagità, perché lo ricordo, quando il male esiste, che è la risposta alle domande, alla domanda più frequente che i non credenti, ma anche diciamo i credenti non convinti si pongono, che dicono: ma se Dio esiste, perché c'è il male? Perché non fa nulla? Non conoscendo che l'Altissimo ha creato il male come ha creato il bene, perché l'Altissimo crea le cose a due, perché tu non puoi spiegare una cosa se non gli fai la cosa opposta, ok? Se non crei l'opposizione, non ci può essere una conoscenza se non c'è l'esempio. Infatti la parola conoscenza, la vera la radice di scienza è quella là di conoscere il bene e il male, e quindi l'Altissimo che ha creato entrambi affinché con il bene noi possiamo capire che cos'è male e con il male noi possiamo capire che cos'è bene. La parola coscienza sono due parole messe insieme, con e scienza, con il sapere. Il sapere di cosa? Del bene e il male. Il sapere completo si compone di bene e male, non solo del bene, non solo del male, ok? Allora, questo... Sto dicendo un punto, l'Altissimo ha creato il male, qual è il motivo? Ha creato il male affinché noi possiamo imparare del bene. Sì, vabbè, poi la terza mi viene in mente il punto che stavo volendo dire. Comunque... Di cosa stavamo parlando? Che ha scritto che un uomo non si vestirà da donna e una donna non si vestirà da uomo. Sì, stavamo parlando dei riti. No, che l'Altissimo comunque ha dato potere in mano a questa gente qui, ok? Che governano oggi. E quindi se tu vuoi far parte della società, del mondo di oggi, devi diciamo passare per dei riti di umiliazione, per dei riti di quale anche il male, il fatto quello là di promuovere magari l'omosessualità, quello là di promuovere i loro veleni nel caso quando ci sono state a livello mondiale, e comunque passano da questi riti dove tu facci caso, tutti i personaggi famosi vengono in mente, da LeBron James anche a Messi, hanno dovuto passare per questi riti di umiliazione vestendosi da donne e mettendosi le parrucche, e questo biblicamente è proprio per farti capire da che lato sei. Okay. Poi se vogliamo essere ancora più tecnici, questi riti sono proprio riti literi. Perché nei tempi degli antichi babilonesi, okay, i sacerdoti dei Baal, gli uomini si vestivano da donne, anzi facevano proprio i transessuali, gli uomini tagliavano proprio il coso e si facevano diventare delle donne, ok? E queste celebrità qui, la maggior parte, anzi tutte queste celebrità qui, sono dei sacerdoti nelle mani dei malvagi, perché loro portano dei messaggi e corrompere una generazione. Quindi essendo sacerdoti di Baal devono fare tutti questi riti qui, devono far vedere alla gente che va bene, mi vesto da donna, guardate Sfera e Basta. Sfera e Basta è davvero, cioè sono stato sul suo pagina Instagram l'anno scorso, qualche mese dell'anno scorso, e sono rimasto scioccato da uno che pensavo che fa il rap, vai a vedere. Tutto rosa, con la borsa da donna, la borsa da donna, e tutto è diventato tutto un'altra cosa. Okay. E la scrittura parla chiaro, che dice che nel regno non entreranno effeminati. Ok? Anzi, prendiamolo velocemente. Andate a vedere come si chiama bello figo Gu, ok? È uscito che faceva le sue stupidaggini, ok? Ma oggi andate a vedere, è diventato una cosa assolutamente che non so se è un maschio o una donna. E poi ha fatto anche una canzone cantando in favore delle trans, che ci prova anche con le trans, ok? Queste cose succedono quando cominci a sganciare qualche contratto con Gucci, con Versace, perché alla fine i titolari di Gucci è un uomo,
si è sposata con un altro uomo. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana sono tutti degli uomo. E quindi loro ti sponsorizzano e vogliono che tu porti avanti questo. Questi sono i sacerdoti di Baal. Ok? In sono i messaggeri. Sono i messaggeri di Baal. Okay? Ti portano loro. Cosa fa un sacerdote? Un sacerdote ti insegna la legge, ti insegna i comandamenti, l'istruzione e l'educazione del Dio che serve. Quindi coloro che ti portano, come dice il fratello, insegnamenti homo, insegnamenti pervertiti, ti stanno portando l'insegnamento del Dio che servono, dell'idolo che servono, che è l'avversario praticamente. E infatti la gente non sapendo cosa fa, perché è tutto un incantesimo, vedono i loro preferiti, il loro sacerdote preferito, in cui i sacerdoti erano anche degli esempi. Okay, per i figli di Israele, okay? Parlando di Samuele, Samuele era un gran esempio per i figli di Israele, era un pastore. Okay? La gente cosa fa? Comincia a assimilare qualità dal proprio sacerdote, la gente inizia a vestirsi stranamente senza neanche sapere. Okay? Guardate la generazione di oggi. Infatti la scrittura lo dice quando Paolo dice siate miei imitatori, vai come io lo sono del Messia. Signore Yahawashai è venuto a darci un esempio, è venuto a dare l'esempio ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, i quali hanno portato l'esempio e dicendo siate nostri imitatori come noi lo siamo del Messia. Quindi è il tuo comportamento, la tua condotta riflette nel quale a chi stai servendo praticamente. Per questo molta della nostra gente dice di credere in Dio con la bocca, ma poi con i fatti dimostrano di servire l'avversario. Qui è un precetto, questo è 1 Corinzi capitolo 6 versetto 9, che si legge: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E guardate caso comunque, perché la società in cui viviamo sta proprio spingendo contro tutta questa qualità. Questa è una società in cui oggi essere un mafioso è una cosa molto figo, un oltraggiatore, un ladro. Pure andate, okay? A prendere la donna di andate a prendere la donna, a fregare la donna di un altro, visto come una cosa, essere più orgoglio possibile, orgoglioso possibile, essere più bello e più tutto famoso, più famoso, più, ok, essere oppure accettare anche questa gente di sesso con lo stesso sesso. Assolutamente. Viene visto come uno di mente aperta, di mente aperta, adesso sta accettando. E questa gente che invitano nella TV, e guardate bene comunque, non è per caso che ogni show, tipo Grande Fratello, Amici, c'è sempre un ente in quel show là che è un travestito tra uomo e donna. C'è sempre un opinionista che è sempre così. Ok, lo fanno apposta. Okay? No. A proposito, anche nelle serie TV o nei film, ma soprattutto nelle serie TV moderne, facci caso, ci deve essere sempre la storia d'amore tra due uomini e due donne. C'è sempre negli ultimi film, negli ultimi telefilm, è la normalità praticamente. È diventato normale. E quale ho guardato ultimamente? Ho guardato, ma proprio scena proprio. Era un bel film, poi ho guardato Money Heist. Okay. Money Heist, quello là che ti ho detto di guardare, quella serie là, che hanno rubato una banca in Spagna. E vedrai sempre uno dell'ente più importanti là, ci sarà sempre un amore tra lui con un altro uomo e bla bla bla. E cercano di indulgere, di tirarti dentro tutta questa roba qui. Ed è questo il lavoro dei sacerdoti di Baal, ok? Il loro lavoro è quello di farti seguire la via in cui ti predicano. E praticamente che è facile, perché è la via opposta a quella che ti ha insegnato l'Altissimo. Assolutamente. L'Altissimo ti ha detto uomo con uomo no, loro ti insegneranno uomo con uomo sì. L'Altissimo ti dice l'uomo non si vestirà da donna, loro faranno in modo che gli uomini si vestano da donna e le donne si vestano da uomini. Infatti vediamo a oggi praticamente, veramente a oggi proviamo a vedere una donna con la gonna, tu non la troverai. Assolutamente. Per farvi comprendere in che mondo siamo, in quanto in questo mondo abbiamo portato la donna, hanno sballato praticamente gli equilibri. Ma a parte quello, c'è stato uno studio davvero che alle donne che portano la gonna è tanto a favore, parlando anche igienicamente,
questi pantaloni che portano, che li schiaccia tutto, li fa sudare lì e creano dei microbi e robe varie. Davvero, una donna deve avere spazio in cui, cioè, ci deve passare l'aria. Ecco perché la donna deve portare la donna, e anche parlando psicologicamente e anche parlando di sanità. Oggi li vedi con questi pantaloni di plastica o di pelle, non lo so, tutto schiacciato là. Che poi, okay, vuoi o non vuoi, influisce sulla mentalità. Assolutamente. Perché poi, naturalmente, corpo sano, mente sana. Poi dico, influisce anche nella mentalità, perché immaginati se noi oggi iniziamo a vestirci da donne. Quando andiamo in giro, comunque entra uno spirito effeminato. È uno spirito, porti un'energia diversa. Come ti presenti? Allora, l'energia, quando si parla di possedimento di spiriti e robe varie, vengono attraverso il suono, la vista e l'odore. Mm-hmm. Ok? Quindi ciò che vedi parla tanto, l'occhio ti dice tanto, udire ti dice tanto e annusare ti dice tanto, anche toccare, ok? Mm-hmm. E questi sono i sensi, sì, anche toccare, sì, puoi toccare qualcosa adesso, ti trasmette un'energia. E il nostro spirito va protetto a tutti i costi, ok? Il nostro spirito va protetto, ok? Ecco perché dobbiamo stare attenti, soprattutto in questi tempi qui, perché ce ne sono tantissimi sacerdoti dei malvagi. Loro hanno più messaggeri dell'Altissimo. Ecco perché Yahweh Shai dice: pregate affinché il Padre mandi dei lavoratori, degli operai. Perché i malvagi hanno più operai. Hanno operai dappertutto, volendo o non volendo. Il tuo vicino di casa è un operaio. Perché ha guardato un discorso di un sacerdote in TV, boom, si sveglia e ha la sua idea contro di te. Sì, di un opinionista. Infatti quando ai tempi della grande pandemia tutti quanti erano esperti. Erano tutti esperti. Quanti varianti erano sacerdoti dell'avversario, erano messaggeri, tutti quanti ti sapevano erano dire. Erano sacerdoti della morte. Ti sapevano dire nel dettaglio il pipistrello, questo, che cosa conteneva il veleno, nel senso che ti sapevano dare tutte le informazioni a favore di quello che era il marchio a quei tempi, ok? Il marchio di quei tempi là, che non è il marchio della bestia, perché il marchio della bestia di Apocalisse 13:16 è il microchip. Quello della grande pandemia è stata una preparazione, un test. Prova, un test. Prima di continuare là, posso leggerti un po' di precetti? Questo è il libro di Proverbi 4, versetto 10. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Ok, parlando di questo governo in cui viviamo oggi, hanno preso le parole dell'Altissimo, le hanno messe da parte perché sono uomini di base questi qua. Non hanno nulla a che fare con quelle parole là. Ci sono parole che hanno degli standard troppo fastidiosi per loro, ok? Tu non puoi prendere, io ho visto ultimamente che la gente portano in casa dei certi tipi di rettili, ok? Li portano in casa, alcuni hanno cominciato a portare i maialini a casa, li vestono e tutto, ma questi animali non si sentono bene perché non è il loro habitat, ok? Loro hanno il loro habitat dove si sentono davvero bene, ma alcuni di questi animali la gente ha cominciato a, la stessa cosa, prendere la legge dell'Altissimo e applicarlo in questo mondo governato dai uomini base, non è il loro habitat. Ecco perché fanno di tutto per sminuire le parole dell'Altissimo e presentarvi proprio la loro natura. E non è niente di male, perché questi sono i malvagi perfetti che il Padre ha creato. E qua, per questo noi diciamo che è impossibile mettere in pratica al 100% i comandamenti in questo. Non siamo nel nostro habitat, non abbiamo la possibilità di farlo in questo. Quindi al meglio delle nostre possibilità ci adattiamo sempre secondo la nostra cultura, i nostri valori, cerchiamo di fare il meglio, cioè prendendo il meglio del peggio dal punto di vista dietetico. Ad esempio, quando andiamo a mangiare sappiamo che alcuni cibi assolutamente non possiamo mangiarli, ma se ci dovremo mettere a guardare tutto quello che non possiamo mangiare non mangeremo niente. Quindi per questo è una sorta di adattarsi. È un bel punto che hai tirato fuori qua, è stato quello lì. E puoi rileggere questo pezzetto? Questo è il libro di Proverbi, ce ne sono ancora un po'. Vai. Questo è il libro di Proverbi 4:10. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. È quello che praticamente sono state le raccomandazioni che l'Altissimo ha sempre dato ai suoi, a partire da Adamo, di non mangiare da quell'albero affinché le cose gli andassero bene, a continuare con Noè, a dire che di moltiplicarsi e di ubbidire a lui.
a continuare con Mosè. Furono le stesse che Mosè poi passò a... Anzi, Mosè lo disse chiaramente al popolo di Israele: fa, io metto davanti a voi vita e morte, il cielo e la terra mi sono testimoni, io metto davanti a voi la vita e la morte, fa, osservate i comandamenti del Signore se volete continuare a vivere. E come dice anche in Giosuè capitolo 1 versetto 8, dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, proprio un bene per la tua anima, per il tuo corpo, per te stesso. Le leggi sono fatte per il nostro bene. Parliamo un attimo della prosperità. La gente non ha l'idea chiara riguardo la prosperità, ok? La gente, quando pensa di prosperità, non si ricorda la cosa più importante, che è la sapienza che ti libera da tutte le catene. Questa è prosperità. La gente non pensa alla salute, che è prosperità, ok? La gente non pensa a una mente sana, a quella vista, a quel spirito qual è la parola che sto cercando? Gratitudine, qual è? Aiutami con la parola. Quel spirito che gradisce il bene che il Padre fa ogni giorno. La gente non sa che quando vai a dormire durante la notte e ti alzi la mattina, ti fai la statistica, ma rimani scioccato di quanta gente non si sveglia il giorno dopo. Ma tra tutta quella gente, tu ti svegli. Questa è prosperità. Quando la gente... Noi insegniamo la Bibbia. Insegniamo la versione della Bibbia. Che cosa dico Bibbia? La Bibbia? Sì, che cosa dici? Lei crede nella Bibbia. Lei crede nella Bibbia. Allora, io vorrei capire che cosa dico Bibbia. Bibbia, che dopo io credere. Ah, ok. Beh, la Bibbia è parole semplice, è un libro di leggi, ok? È un libro... Parla del popolo di Israele. Dai, se vuoi parlare la Bibbia parla del popolo di Israele. Noi siamo qui a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele. Perché oggi, ad esempio, lei da dove viene? Dall'Albania. Ad esempio, attraverso la storia, hanno chiamato, attraverso le varie guerre, hanno dato nuovi nomi alle terre dove abitano, come ad esempio qui in Italia. L'Italia è stata unita 150 anni fa, quindi perché ad esempio quelli del sud Italia in realtà non sono italiani. E anche in Albania, se si va a vedere l'Albania, alcune tribù dell'Albania, ad esempio, non so, che discendono dai Dardani, dalle tribù. Quindi se si va a vedere le origini, a oggi quelli che governano il mondo, quelli che muovono le cose, i grandi stati come l'America, la NATO, quando fanno le guerre muovono e danno dei nuovi nomi alle terre. Qui magari noi siamo qua a dire alla gente che tu non sei in realtà albanese, perché in realtà molti albanesi vengono dal vero popolo di Israele, perché il vero popolo di Israele, in accordo con la Bibbia, oggi è disperso nel mondo. Se vuoi prendere un precetto... Allora, vorrei dire una cosa. È questa che loro dicono gli musulmani? Perché Israele cristiani o cristiani musulmani? Non ho capito la domanda. Questa di... Israele oggi? Sì, okay. Israele è popolo cristiano o musulmano? Allora, intanto riguardo a quelli che oggi vivono in Israele, dice la Bibbia che quelli che dicono di essere un popolo di Israele oggi non sono un popolo di Israele, sono degli impostori. Questo è Apocalisse 2:9 che dice: io conosco la tua tribolazione. Loro sono, vorrei capire, cristiano. Allora, parlando di cristiano e Islam, questi sono creazioni degli uomini. Non esiste cristianesimo, non esiste Islam. Islam è stato creato 600 anni dopo la morte del Messia. Il cristianesimo è stato creato 325 da Costantino. Diciamo che non viene da Dio. Viene dagli uomini. Tutti e due. Ok? Noi ci atteniamo direttamente alle parole storici dei nostri antenati, che è la Sacra Bibbia. Dalla Sacra Bibbia hanno scritto il Corano. Ok? Quindi, dire il vero, dalle scritture ebraiche hanno scritto hanno tirato fuori la Bibbia, e dalle scritture ebraiche hanno tirato fuori il Corano. E allora, che giorno vengo a finire questa storia, per dire che popolo romano finito con questa... Che giorno? Quando finirà tutto? Quando finirà questa storia qui? Sì, dagli le profezie ultime di Marco, della bestia, cosa ti accadrà. Allora, arrivando. Se finisci tutto... Sta arrivando. Di Putin
o di America? Preferite? Allora, la Bibbia dice che Putin distruggerà America. Putin, la Russia distruggerà America, ok? E poi tornerà la schiera angelica, nostro Signore Yahweh Shai, e distruggerà Putin, distruggerà NATO, distruggerà tutte le nazioni in potere. Che giorno? Domani? Dobbiamo aspettare, secondo la Bibbia ci sono delle profezie che vanno in loro. Dice il Messia, dice che lui non può tornare fin quando l'ultima parola di questo libro non si è compiuta. Sì. E mancano due principali profezie. La prima è questa qui. Sì. Marco della bestia. La prima è questa qui, stiamo aspettando che questo qui, che si trova in Apocalisse 13, è il microchip. Praticamente è quello che attraverso il quale il governo vuole controllare tutti quanti, dal punto di vista economico, dal punto di vista dei tuoi movimenti, dei tuoi spostamenti, di tutto quanto. Allora, scusa, è questo testimone di Giova che io ho fermato per capire di loro. Mm-hmm. Loro dicono che Dio domani fa tante cose. E io ho detto a loro, scusa, sì, hai ragione. Io con anni 97 che sono qua in Italia, mm-hmm, fino adesso, io sempre senti domani, allora che giorno c'è questa domani? È vero. Chi lo sa. Hai detto una cosa giusta, perché... No, perché e se io sono in cimitero, quante volte vieni mi tagliare erba sopra di mio cimitero? Sai praticamente che cosa hanno fatto queste religioni come i testimoni di Geova? Loro dicono sempre domani, poi domani non succede niente. Bravo. E i nostri genitori, i nostri dicono, ma qua voi dite sempre che deve venire ma non viene nessuno. Sì, però io vengo da anni 70 chiudere religione, mm-hmm, e non c'è tutti l'uomo unico, veramente fratelli. Perché mi ricordo che io sono bambino. Comunque possiamo rispondere alla domanda che hai fatto prima? No. E poi dopo. E voi? Perché io hai visto che voi siete ragazzi, dico, io c'è ancora. Sì, però noi siamo qua per insegnare, non dobbiamo troppo tempo. Sì. Mi senti? Sì. Io che c'è 12 anni hai visto per dire che ti arrabbiare. Arriviamo al punto. Appunto, arrabbiare il musulmano, una famiglia musulmana, un cristiano, okay, sei figlia, oppure figlio, okay, sposato, mm-hmm, con conta di una, okay, religione. E poi ti chiude questa religione e noi c'è unico. Famiglie senza, okay, rabbia, senza niente, come tutti sorelle e fratelli, okay, capito? È, sì, è giusto questo, perché però anni 90 viene aperto esatto. Perché sai cosa è successo? Che la gente dello stesso popolo, come ti dicevamo prima all'inizio, gente del popolo di Israele che oggi si trova disperso nel mondo, anche in Albania, che cosa è accaduto? Quando sono stati dispersi, c'è stato chi è andato dietro alla religione cristiana e chi è andato dietro alla religione musulmana. Poi quando si uniscono siamo dello stesso popolo, quindi anche se tu sei di una religione e io sono di un'altra religione, ma alla fine siamo la stessa nazione, per questo andiamo d'accordo, capisci? Ok, questo allora grazie, scusa che ti prego. Mentre se ti volevo rispondere alla domanda, a dire quando viene il Signore, quando finisce tutto questo, no, non è difficile, nella Bibbia c'è scritto. Se la Bibbia c'è scritto che mancano due profezie, una è questa qui. Mi fa piacere per vedere questa cosa. Però, allora, se oggi tanti cose, sì, mm-hmm, e poi se oggi tante cose che noi mandano, cioè, capisci? Ok. E poi era tutto che viene un giorno che viene questa cosa. Viene questa qua, bravo. Buona giornata. Beh, tornando nel punto di quello che stavamo dicendo prima. No, è interessante, sai, perché tutta questa generazione di quest'uomo qua, che sono i nostri genitori, i nostri nonni, sono stati presi per il culo dalle religioni. Infatti lui dice, mi chiamo dai testimoni di Geova, e i testimoni di Geova gli dicono che potrebbe tornare domani. Ma non può tornare domani il Messia, ok? Il Messia è vincolato alla sua parola. E lui stesso dice in Matteo capitolo 5 al versetto 18, dice: poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra
neppure uno iota o un apice, che sta parlando di, della più piccola lettera dell'alfabeto o la minima virgola dell'alfabeto, voglio dire, della scrittura. Quindi la più piccola lettera della scrittura o la minima virgola che c'è la scrittura, dice, della legge passerà senza che tutto si sia adempiuto. Cioè il Messia quindi non può tornare finché la minima virgola di questa scrittura non si sia adempiuto. Per questo tutte le religioni che vi dicono il Signore torna domani in realtà è una menzogna, è un inganno, perché loro vi vogliono dare parole piacevoli a dire Dio ti ama, vieni con noi, il Signore torna domani, sei salvo. Alla gente gli dici queste cose qua, le fai... E questi qua sono sempre sotto la categoria dei sacerdoti di Satana, che stavamo dicendo prima. Il loro lavoro è quello di seminare il dubbio, ok? E farvi arrivare a un certo punto, puoi credere che è tutto fatto bene. Esau Edom ha in tasca questa gente qui, ha creato le religioni apposta per questo, ok? Affinché la gente arriverà ad un punto di frustrazione religioso e poi non crede più a niente, ok? Ed è quello che vediamo nella maggior parte della nuova generazione, ok? Vuoi che continuo qua? Vai. Questo è il libro di Proverbi 4:10. Ma sai che stavi parlando della prosperità, stavi parlando? Ah, stavo parlando, parlando della prosperità, la gente non sa bene cosa significa la prosperità. Pensando alla prosperità, la gente la prima cosa che pensa sono soldi, ricchezze, beni. Ma ci sono state tante persone che avevano soldi ma non avevano la salute, ok? Andate a chiedere da come si chiama, il capitano dei Siri là, che aveva la lebbra, aveva tutti i soldi che poteva avere, ma aveva bisogno di qualcuno che lo curasse, ok? Andate a chiedere da Nabucodonosor, con tutta la grandezza di soldi che aveva, il padre le ha dato solo un mezzo sogno e questo sogno l'ha turbato. Voleva anche uccidere tutti i suoi sacerdoti e saggi, ok? Andate a chiedere... Anche oggi se ci pensi, quanta gente mette in difficoltà il proprio corpo, porta allo stremo il proprio corpo facendo più lavoro, eppure facendo lavori terribili, lavorando la notte per guadagnare qualcosa in più, credendo che il denaro, praticamente a oggi il mondo ti ha fatto credere che il denaro è la prosperità, quando in realtà la vera prosperità è la salute fisica e mentale, ok? Questa qui è la vera prosperità, avere nella mente una mente limpida, una mente pulita, una mente lucida. La verità è la prosperità, infatti per questo le istruzioni che ci sono nella Bibbia ti portano ad avere una mente forte, una mente lucida. Per questo il Signore Yahweh Shai dice, ma a che vi serve se guadagnate tutto il mondo e poi perdete l'anima vostra? Khan, questo è il punto che ti arriva. Perché poi l'anima arriva attraverso la mente, sì. Ok? Perché l'anima, lo spirito è quello là che ti parla attraverso la mente. Perché questo è, a che cosa ci serve guadagnare, fare e sacrificare il nostro corpo, la nostra salute? Se poi perdiamo la testa praticamente per andare dietro ai soldi. Perché oggi fin da bambini ci addestrano a ricercare soldi. E noi non stiamo dicendo che i soldi non vanno bene. Perché lo che dicevamo anche prima, poi la nostra gente vende l'anima per i soldi. E questo è il punto. I cantanti spera e basta e via. Cioè i soldi sono una comodità, la Bibbia lo dice comunque, ma la prosperità non è basata solamente sui soldi, ok? Poi ricordatevi, prendi la Bakasha secondo Timoteo, ricchezze incerte. Secondo Timoteo. Non ce l'ho presente. Che dice poi? È il primo Timoteo 6:17. Ok, questo è 1 Timoteo capitolo 6 versetto 17 che dice: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Quindi è il Padre che ci fornisce quella prosperità abbondante, ok? Di non mettere i nostri cuori nelle ricchezze incerte, perché alla fine questi soldi sono davvero ricchezze incerte, a parte che sono soldi fiat. Oggi, domani cambia la valuta, domani il dollaro va a bla bla bla, poi dopo domani c'è il PIL, poi c'è il MES, c'è tutta questa. Queste sono ricchezze incerte.
E infatti vediamo maggior parte dei nostri fratelli che diventano sacerdoti di Satana appunto per questa mala interpretazione della prosperità. E poi li vedi davvero, i primi anni hanno una sorta di luce quando vengono fuori con quel primo disco, hanno una sorta un tipo di energia, poi con gli anni a passare vedi sempre più tenebroso il buio, ok? Io vedere proprio che si iniziano a tatuare tutto. Quel tatuare tutto, e sai perché lo fanno? Ok? Perché loro, queste qua, fanno di quei riti davvero di umiliazione che voi non riuscite neanche a pensare. Per sentirsi un po' duri, per sentirsi uomini, allora vanno a tatuare questa cosa qui, per togliere un po' la trauma. C'è un video proprio che ti spiega il motivo perché fanno tutti, si coprono di quel per sentire però, più. Sai che cosa mi stupisce a me quando fanno queste cose? Che se ci fai caso, la maggior parte di quelli che c'ha questi tatuaggi sul corpo, qua non c'è niente praticamente. Cioè ci danno solo qui e qui, e come solo se, per far vedere. Solo per dove nei punti visibili. Mi viene in mente quel Fedez là, no? Che c'ha. Che cazzo c'ha il serpente qua? Che spiritualmente se lo prendi sembra anche un po' come una pelle di un serpente quando metti addosso questi tatuaggi che. Biblicamente i tatuaggi sono vietati praticamente. Sono vietati, ok? Perché fanno male alla pelle. Stavo vedendo un documentario l'altro giorno che diceva che quando ti entra al lago per farti il tatuaggio, il corpo, che è eccezionale, no? Il corpo è una macchina. Praticamente è un esercito pronto a difenderti. Praticamente, siccome all'interno entra proprio l'inchiostro, ma anche proprio dove. Dove passa il sangue, loro praticamente ci sono dei globuli dove isolano questo inchiostro, lo prendono e lo isolano. No, senza farlo entrare perché è il lavoro. E sai che cosa spiegavo? Il cervello, cioè, manda un messaggio al cervello e questi globuli che vengono tutto subito in attesa. Vanno a isolare questi e inchiostri. E pensa che Esaù ha capito come ingannare questi meccanismi. Sì. Ha capito come ingannare questi globuli, queste robe qui. Come sapere attraverso un altro inganno qual è? Quello là ti dici di farti togliere il tatuaggio, no? Sì. Quando tu ti fai togliere il tatuaggio, praticamente tu stai distruggendo questi qui che stanno venendo raggruppati. E quindi li stai proprio. Cioè, quindi togliersi il tatuaggio è peggio di farlo. Avevo tentato di togliermi un po' il tatuaggio, ma ho visto che il processo ci vuole tanti soldi e. Quindi sono oggi. Sono entrato in questa verità e. Cavoli, ho detto devo togliere tutto, il tatuaggio, bla bla bla, ma bisogna prendersi. Alcuni sbagli che abbiamo fatto nel passato sono leciti, il padre ci ha fatto fare questi sbagli affinché possiamo imparare da questi e non farli più, ok? E io come altri tanti fratelli, prima di entrare nella verità, abbiamo fatto dei tatuaggi, delle cose che eravamo nel mondo. E infatti questi tatuaggi, l'origine torna nei figli di Ham. Ok, questa è la tradizione dei figli di Ham e questo non è della nostra tradizione, non è una cosa che dovevamo imitare loro. I greci hanno sposato questa cosa qui, hanno cominciato anche a fare i greci tatuaggi e fino al giorno d'oggi questi sacerdoti che ci lo mettono nei video musicali, davanti, tutti vogliono tatuaggi. Ok, vai. Questo è Levitico capitolo 19, versetto 28, dice: non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi farete tatuaggi addosso. Io sono il Signore. Assolutamente, perché questo lo facevano le altre nazioni, ok? Questo non è nulla del nostro, ecco perché dobbiamo essere separati, come dicono le scritture. E se ci pensi, quanti della nostra gente che dicono di credere in Dio, e questo accade soprattutto al Sud Italia, non so se accade anche sì. Però tipo quando muore qualcuno se lo tatuano addosso. Se lo tatuano addosso, sì. Cioè proprio il contrario di quello che il Signore dice qua. Quanti hanno il tatuaggio di Gesù addosso? O delle Madonne. O delle Madonne. No, però accade proprio quando per esempio muore un loro parente, muore la mamma, il papà, il loro cane. Fanno la faccia. Se lo tatuano addosso, capisci? E fanno assolutamente il contrario di quello che dice le scritture. Sì, per dare anche consiglio, adesso non è che chi ascolta questo ed è tatuato deve andare in depressione, deve andare in crisi. Come diceva il fratello, quando eravamo nel mondo abbiamo fatto questi peccati. È per questo che quando veniamo alla verità comprendiamo che il sacrificio del Messia, Yahweh Shai, per l'espiazione dei peccati, vale per questi peccati, ok? Per questo abbiamo la grazia del Messia. Questo è quello che ci copre la grazia, ok? Questo è quello che ci copre la grazia, dove tutti i punti che manchiamo. All'indomani il padre guarderà la nostra pagella
e Yahweh Shai si farà avanti. Padre, lascia perdere il tatuaggio, l'ho coperto della grazia perché lo ha fatto nella sua ignoranza. Questo è quello, spiegando semplicemente la grazia. Il tatuaggio te l'ha coperto il Messia Yahweh Shai quando eri nell'ignoranza. Però se adesso, conoscendo la verità, ti vai a tatuare, lì allora entra Ebrei capitolo 10 versetto 26, che dice che se tu pecchi volontariamente dopo aver conosciuto la verità della Bibbia, fa per te non rimane alcun sacrificio se non la terribile attesa del giudizio. Ok? E per appoggiare anche il punto che dicevi di non confidare nelle ricchezze incerte, al quale poi, come diceva il fratello, tutti questi i due terzi della nostra gente praticamente vendono la loro anima a questi qua per essere accettati dal mondo dell'avversario, si tatuano addosso, si vestono da donne. Con l'illusione di prosperità. Con l'illusione di questa prosperità. Questo è Matteo capitolo 6 versetto 19 che dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Praticamente queste sono le ricchezze incerte. Questa scrittura a me fa pensare nei video, sono questi qua che vanno in queste case, hanno trovato un sacco di case abbandonate, okay. Davvero. Okay. Prendi per esempio, come si chiama, Pablo Escobar, okay, Pablo Escobar, e gli hanno dato la caccia e sono andati in una delle sue case, come altri tanti anche in Nigeria, cavoli, hanno trovato di quelle ricchezze, oro, soldi. Queste ville abbandonate, questi sono... Infatti sono tanti video dove hanno trovato, in Nigeria hanno fatto questo, hanno trovato tipo un magazzino di banconote. Ah, non ho mai visto quanti, ma cosa era? Era tutto andato marcio. Male, marcio. Tutto marcio. Le ricchezze incerte, okay, di ricchezze incerte. Ma a dire vero, veramente i soldi cartacei veramente non valgono niente. Questo valgono niente. È stato uno stratagemma di coloro che governano oggi il mondo per non darvi la vera ricchezza in mano. Assolutamente. La vera ricchezza, oltre a essere gli animali, buoi, pecore, questo, la ricchezza è loro. E okay? pensate come sono arrivati alla conclusione di questa moneta fiat. Sì, chi è che lo frega? Sono stati tre uomini e la decisione è stata presa sull'isola di Jekyll okay. Island. Erano tre potenti, ok? E hanno deciso di creare la riserva federale, che è stato un gran inganno. Hanno detto, in poche parole, dateci l'oro e vi diamo una ricevuta, e quando volete venite a prendere quella ricevuta. La ricevuta pian pianino è diventato soldi cartaceo. Poi naturalmente lo sa che la gente spende, quindi... Aspetta, una volta, anzi loro stessi, questi qua, che cosa fanno? Oggi sono rimasti con pro, Eh sì! Cosa fanno? Se creano il problema, ok, per darti una soluzione. Questi qua avevano proprio i bounty killer, no? E non so come li chiamano. Ma... Questi qua, in poche parole, sono stati potenziati dallo Stato per andare a rubare dell'oro sulle case di certe persone. Okay. E hanno creato proprio una situazione che c'era gente armata che entrava in casa, li prendeva tutto l'oro. Hai capito? E loro hanno detto: ok, va bene, vi diamo una soluzione, visto che c'è questo problema, portateci l'oro, dateci la ricevuta, e quando vuoi mi dai la ricevuta. Infatti le prime banconote, i primi dollari, vedrai che c'è scritto sul foglio: intercambiabile con un'oncia di oro. Hai capito? Quindi tu andavi, gli davi questa banconota, loro ti davano oro. Ma pian pianino, cosa è successo? È sparito quella scritta là. Hai capito che furbi. Infatti per questo dice la Bibbia, dice che i figli di questa generazione sono più furbi dei figli di luce. E figli di luce. Cosa hanno fatto? Attraverso le loro strategie hanno fatto in modo che tu, per paura di perdere loro, perché c'erano bande di assalitori che hanno creato loro, tu gli dessi il tuo valore, loro ti dessero queste ricevute, e quindi poi praticamente con questa furbizia hanno fatto infatti la storia del Titanic è allegata a questa riunione che hanno fatto sull'isola di Jekyll, perché c'erano dei potenti, delle famiglie potenti che erano contro questa riserva federale. Okay. E cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto eliminarli. Hanno creato questa grande nave e li hanno invitato, hanno fatto sicuro che questi erano presenti su quella nave là. Questo è la vera storia del Titanic. Infatti la storia dell'iceberg è una grande stronzata.
L'anno è una cosa... Ma perché se ci pensi, quale altra nave nella storia è stata affondata da un iceberg? Cioè, ci fossero stati dei precedenti a dire, lo sai che prima del Titanic altre 10 navi sono state... neanche navi, delle barche. Vediamo delle barche affondate dagli iceberg. No, quello era fatto apposta per eliminare queste famiglie potenti che andavano contro. Infatti, se tu vedi nella scena del film Titanic, quando loro ci sono questi ricconi a parlare nella sala, diciamo, dopo cena, dove fumano sigari e bevono whisky, loro parlano dei Rockefeller, sì, Il film è proprio, se vai a vedere la storia del Titanic, era stato fatto proprio per eliminare questi grossi... Infatti ci sono dei superstiti che mi ricordo che uno si trova a Firenze, non so adesso se è morto, l'ho visto qualche anno fa. Comunque questo qua che era bambino allora, questo vecchio, e disse che loro sentirono un'esplosione. Sì, c'era esplosione. Adesso non sappiamo se hanno caricato una bomba a bordo o se l'hanno colpita con un missile sottomarino. Comunque sappiamo che il Titanic non è stato affondato da un iceberg, il Titanic è stato affondato da un'esplosione che, come diceva il fratello, era stato tutto calcolato affinché coloro che fossero a bordo, che erano delle persone che ostacolavano la creazione della Federal la riserva federale, sì, furono uccisi questa moneta fiat. Quindi tornando alle ricchezze incerte, ok, perché la gente prende questa ricchezza incerta e lo traduce come prosperità. Infatti questi artisti, andate a chiedere da... Ehi, parlando del precetto che hai letto, qual è il tuo profitto, guadagnare il mondo e perdere la vita? Andate a chiedere da Joe Cassano. Joe Cassano ha fatto la sua... Conosci Joe Cassano, no? È il rapper più grande italiano, che sarebbe, diciamo, il Tupac d'Italia. Ok? Ha cominciato a fare la sua fama, è morto. Tupac ha cominciato a fare la sua fama, morto. Notorious B.I.G. ha cominciato a fare la sua fama, morto. E guardate, ogni anno ne deve morire uno. E sai poi a me cosa ha fatto venire in mente il fatto del Titanic? Così come ogni anno il 27 gennaio si devono ricordare quello che è accaduto con Hitler e la Seconda Guerra Mondiale, così loro ogni anno, quando siamo ad aprile, tipo al 12-14 aprile, non mi ricordo, devono ricordare come ha affondato il Titanic. Ti fanno vedere il film del Titanic, dell'iceberg, come ogni anno loro ti devono convincere che così è andato. Sì. C'è un detto comunque che più racconti una bugia poi diventa la verità. Così è. Quindi questa è una stratagemma che usano. Si continuano a raccontare delle cazzate 500 milioni di anni fa di dinosauri, di Big Bang, di evoluzione, e lì la gente ormai ci crede. Secondo te come siamo arrivati qua? Devono appoggiare sempre quella menzogna là, perché se tu non sostieni una menzogna, la verità viene subito e lo cancella. Assolutamente. Tu per raccontare una menzogna devi conoscere la verità. Devi conoscere la verità. Questo che loro ogni anno ti devono ricordare quell'evento affinché tu ti convinca che quell'evento davvero è andato così. Ma secondo me a un certo punto se ne convincono anche loro. Sì, anche loro, certo, prima loro. Cioè, loro figli, loro discendenti, anche se comunque loro la sanno qual è la verità, perché quando tu parli quando ho visto un documentario sulla massoneria, ma che era su Netflix, lo facevano vedere chiaramente, che ti dicevano che se tu arrivavi a dei determinati livelli, loro ti dicevano dei segreti del mondo riguardo a come erano andati alcuni avvenimenti nel mondo. E parte di questi segreti sono anche come è andata a finire questa storia del Titanic, che è importante comprendere, perché da lì, come dice il fratello, fecero fuori queste grandi famiglie, perché alla fine era tutta una concorrenza tra di loro, perché ricordatevi che quello che è nato in America nasce, quello che è stato praticamente fondato in America, nasce principalmente dalle 13 colonie inglesi, ok? Quindi queste famiglie inglesi che stabilirono in America iniziarono con i loro poteri. E al loro tempo sono sempre quelli là che hanno fatto la rivoluzione francese, e al loro tempo sono sempre quelli che venivano dall'Oriente, Khazaria, in Europa. Gli Edomiti, alla fine stiamo parlando degli Edomiti. Stiamo parlando degli Edomiti. E infatti poi il Titanic da dove parte? Tipo dall'Irlanda? Da Liverpool, non mi ricordo. Comunque parte dall'Irlanda o dall'Inghilterra per andare in America, e queste famiglie erano a bordo, che questa era la grande nave, tutti quanti volevano salire su Titanic.
andando avanti con posso ok, hai dato avanti, quindi dice Matteo 6:19. Ah, scusami, però secondo che non abbiamo concluso riguardo la prosperità, infatti questi artisti vanno a per fare parte, ok, hai detto qualcosa interessante riguardo la massoneria, che la massoneria cosa fanno? Arrivi a un certo livello dove ti riveleranno delle cose, infatti parte dei riti della massoneria, prima di entrare, ok, c'è uno davanti a te e devi mettere la mano tipo così, ok, ti diranno una cosa e devi fare così, che vuol dire che tu proteggerai questa verità con la tua vita, ok, e quello che cominceranno a dirti alcuni segreti, come sono stati dietro loro il fondamento di questo titanico, e tutta questa roba qui per farti capire che sono loro il Dio, sono loro che comandano il destino della terra, ok? Non è che te lo dicono, te lo dicono per farti vedere che loro gestiscono, loro comandano. Sono loro il Dio di questo mondo qui, che loro decidono il destino. Hai capito? E questo... Quindi volevo tirare fuori questo punto. Ah no, è importante comunque comprendere che ecco quello che poi è una storia interessante. A me il film Titanic è sempre piaciuto fin da bambino. Sì, quindi quando anche poi mi è piaciuto. Sì, quindi quando poi guardando documentari e soprattutto la testimonianza di quest'uomo che diceva che a bordo c'era sempre un'esplosione. Ma non era solo lui, tanti dicevano che c'era un'esplosione. Che c'era un'esplosione, c'era stata a bordo. Praticamente era perché c'erano famiglie influenti che si contrapponevano al potere economico che si stava, al nuovo potere economico che si stava creando in America. È la stessa tecnica, andate a guardare il 911, ok? Ci sono punti che gli esperti hanno fatto vedere che queste sono esplosioni, pum 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 e cadeva. Ah, nel Torri Gemelle. Anche andate a guardare le ponti che sono caduti, hanno scoperto che alcuni punti c'erano delle bombe, le esplosioni, pum pum che staccava. Ma l'intervista di quello lì, Aaron Russo. Aaron Russo, sì. Lui parla che quando si era visto con Rockefeller gli l'ha disse detto che non l'hanno fatto. Che tra, no, gli disse che tra qualche mese ci sarà un grande avvenimento. Che cambierà l'equilibrio e accade poi il 911. Concludo questo punto qui, dice Matteo 6:19: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fate... non è neanche logico fare ricchezze, ma quante persone ricche abbiamo visto diventare poveri da due o tre cose scritte dalla pena? Questo è questo regno qui. Questo regno qui, il governo può decidere di renderti proprio un uomo in un attimo. Ma quanti sono stati diventati poveri con questa crisi che hanno fatto loro, questa mini crisi europea? Tanti imprenditori che erano ricchi, che stavano bene, erano diventati, come si chiama? Quelli che chiedono l'elemosina, hai capito? E questo è, queste sono delle ricchezze incerte che non puoi... mettere tutti i tuoi tesori qui, se no rimarrai frustrato. Chi ha Usain Bolt all'improvviso si è trovato sul conto? Oh, Yapa, Usain Bolt all'improvviso si è trovato senza niente, ma tanti di loro. E questo è quello che fa comprendere con il chip, che la gente quando si arriverà al microchip, al marchio della bestia, che crederà, sarà comodo, ho i miei soldi qui, potrò pagare qui, in un attimo possono tirarti via tutto. Ehi, okay? Da qua a me è venuto... possono spegnertelo e tu non via, funziona un cazzo. Non funziona un cazzo, sì, è finita. Mi viene in mente questo giocatore dell'Arsenal, Eboué. Eboué, ok. Sì, che è tra i più forti giocatori... Centrocampisti. Questo qua, dalla ricchezza e tutto... Esaù, lì basta metterti come Mike Tyson era ricco, l'hanno messo una donna, boom, che lo forte, è diventato povero. Questo qua è diventato talmente povero, Eboué, che l'hanno trovato a chiedere l'elemosina sulle strade. Non fare tesoro su questa terra qui, perché questo non è il tuo governo, questo è il governo dell'ingiustizia. Andando avanti, dice: ma fatevi tesoro in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. E come ce lo facciamo questo tesoro in cielo? Questo tesoro in cielo ce lo facciamo attraverso le nostre opere. Ah? Comportandoci onestamente sulla terra.
ben detto, questo è. Ha detto comportandoci onestamente sulla terra, ok? Mettendo in pratica la giustizia dell'Altissimo, tu praticamente ti stai facendo un tesoro nel cielo. Facendo quello che ti viene chiesto. Così come tu lavori per l'avversario e fai tutti questi riti per arricchirti materialmente in questo mondo, così se tu lavori per l'Altissimo facendo questo lavoro qui, ok? Imparando, studiando, e cosa ha comandato il Signore? Pasci le mie pecore. Questo è quello che il Messia Yahawashai ha dato. Se mi ami, pasci le mie pecore. Quello che noi siamo a fare è a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele. E poi non solo a venire qua e a dire: ehi, questa è la verità, comportatevi così, ma prima di tutto mettendo in pratica noi. E questo la scrittura, per questo la scrittura ti dice che prima di andare a parlare alla casa di Israele, mangia questo rotolo, vivi, lo metto in pratica, come dice anche tra l'altro Paolo, chi annuncia il Vangelo viva del Vangelo. E questo è. Quindi, come ha detto anche questa signora, ha detto: come ti fai un tesoro nel cielo? Attraverso lo Spirito, fa comportandoti onestamente sulla terra. E come onestamente? Non secondo la giustizia di questo mondo, ma secondo la giustizia di Dio. Ma sai cosa? Il problema della gente è che non sa che facendo ciò che il Padre ti chiede, il Padre ti paga. Se questi uomini malvagi che governano il mondo oggi riescono a darti quei spiccioli ogni mese, pensa a cosa farà il Padre. Questo è il libro di Ebrei 6 e 10, dice: perché Dio non è ingiusto dimenticare la vostra opera e il lavoro d'amore che avete mostrato al suo nome in quanto avete servito ai santi e ministeri. Com'è che servite i santi? Ok? Servite i santi dando l'esempio, ecco, tornando all'esempio. Mettendo in pratica, tu dai l'esempio, quindi per questo tante volte il Signore dice: non siano le tue parole a parlare, ma sia la tua condotta a parlare. Non è che noi a casa dobbiamo rompere le palle ai nostri fratelli biologici, Paolo, ai nostri genitori, a nostra moglie, ai nostri figli, a dire: ehi, dovete fare così per forza. Facciamolo con il nostro esempio prima. Adesso parlando, se i vostri figli sono bambini li possiamo educare, ma se i vostri figli magari hanno già 20 anni, 30 anni, 40 anni, quelli che hanno, non possiamo, ormai sono stati educati secondo il sistema di questo governo qua. Quindi se le vostre parole non l'ascoltano, sia la vostra condotta a parlare, ok? Sia il vostro esempio. Così che poi siamo dei ministri dell'Altissimo. Perché quando si parla di servire, quando tu vai in un luogo di lavoro, quando tu vai nell'esercito, tu devi dire così, tu devi fare al lavoro, devi fare quello che ti dicono di fare, ok? Se tu vai nell'esercito, devi fare quello che ti dicono di fare, devi stare agli ordini. È lo stesso, se tu dici di servire Dio, devi fare quello che c'è scritto, quello che ti ha detto di fare, ok? Invece oggi la gente che dice di credere in Dio, ognuno lo vuole servire a modo suo, ognuno secondo il proprio piacimento. A questo a Dio gli piace, vogliono mettere le parole in bocca a Dio, no a questo Dio va bene, no a questo Dio non va bene, no. Vogliono fare a modo loro. È come l'esempio che hai messo oggi, vieni assunto in una ditta e il padrone ti dice che guarda le cassette li facciamo la mattina, poi pomeriggio li portiamo là. E tu vai lì, no, io li faccio a mezzanotte, poi la mattina li portiamo. Cosa fa il padrone? Prende e dice: vai fuori dalle palle, fai. Ok? Invece qua la gente crede, pensate se questo accade con un essere umano, con un verme, quanto di più con l'Altissimo bisogna essere diligenti. Quanto di più con l'Altissimo bisogna obbedire, che alla fine poi se ci pensi, Yarayala, cos'è che quello che l'Altissimo richiede più di tutto? L'ubbidienza. L'ubbidienza vale meglio del sacrificio. Abramo, prima che i comandamenti, diciamo, fossero dati, o comunque prima della circoncisione, che si faceva questo esempio, Abramo ubbidiva, quello che gli diceva l'Altissimo, quello Abramo faceva. Fino al punto di mostrarsi fedele quando il padre lo aveva chiesto di sacrificare il suo unigenito. L'unico figlio che l'aveva avuto a 100 anni. Ok, pensa quanto gli era prezioso quel figlio, ma Abramo sapeva che il padre gliene poteva dare altri 10 di Isacco. Infatti lo dice in Ebrei, questo lo dice. Sapeva che lo poteva resuscitare. Ma il punto qui è l'ubbidienza. L'ubbidienza, come in questo mondo la gente ubbidisce ai loro padroni, al lavoro, ai loro datori di lavoro, come ubbidiscono per arricchirsi e per prosperare materialmente. Quanto di più dobbiamo ubbidire per farci un tesoro nei cieli? E posso dire qualcosa? Hai detto qualcosa che mi ha aperto uno spiraglio, perché in questo mondo, parlando dell'ubbidienza, i governi, i poteri qui ti insegna ad obbedire le sue leggi e a essere ribelli contro le leggi dell'Altissimo. Tutto quello che insegnano è quello, gira intorno a quello, cavolo.
gira intorno al disubbidire alle leggi dell'Altissimo. Questo è 1 Samuele, capitolo 15, versetto 22. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto all'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso di montoni. Quindi questa, tutta questa gente qui che va alla mensa domenica e entra, mette la mano in quell'acqua sporca e fa il segno della croce e per 3 minuti è dove più scritto? Santo. Dove è scritto? Stai ubbidendo a chi? Dove è scritto di fare? Questi sono sacrifici inutili. Dove è scritto di andare a messa? Dove è scritto di celebrare Natale? Dove è scritto che puoi mangiare maiale? Un sacco, possiamo tirare fuori un sacco di punti, ok? E qui noi comprendiamo l'ubbidienza e la disubbidienza. I tuoi genitori, fin da bambini, ti hanno dato delle leggi. Infatti dice la scrittura, fa: se abbiamo ubbidito ai nostri padri terreni, quanto di più ubbidiremo al nostro padre celeste? Anzi, fammelo prendere. Si trova in Ebrei. Certo. Eccolo qua. Ebrei capitolo 12 versetto 9 dice: inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Adesso se anche, non dico siamo stati perfetti con i nostri genitori, però quando eravamo bambini i nostri genitori, la nostra mamma e il nostro papà, per quello che c'era possibile, o comunque fino a un punto comunque noi li rispettavamo, ok? Ubbidivamo ai nostri genitori fin quando poi, magari quando poi vai a scuola, le cattive influenze, la cattiva educazione di questo mondo non ti ha portato a disubbidire anche i tuoi genitori, ad alzare la voce, ad offenderli o comunque a comportarti in maniera sbagliata. Questa è un po' un'influenza che c'è nel mondo, sai, perché anche lì hanno abbassato il rispetto, il timore per i genitori e ti hanno dato più parola in capitolo. Non puoi neanche più picchiare tuo figlio. E questo come è avvenuto? È avvenuto attraverso i film, dove tu vedi magari i figli avere potere sui genitori, è avvenuto proprio attraverso le leggi, che un genitore non ti può mettere una mano addosso se no si chiama il telefono azzurro e ti portano dagli assistenti sociali. Quindi praticamente attraverso la cattiva influenza di questo mondo si è fatto in modo anche che i figli rispettassero di meno o non rispettassero per niente i propri genitori. Però per quello che c'era possibile, anche adesso stiamo parlando dell'ultima generazione di questo, ma se parliamo già dai nostri genitori, con i nostri nonni, loro rispettavano i loro padri e i loro genitori, e dice: non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Stiamo parlando del creatore, di colui che ti dà la possibilità di respirare, ok? Colui che ti ha creato e ti sta facendo respirare e non lo vuoi rispettare, non lo vuoi ubbidire. Oh, povero te, amico mio, ok? Povero te. Cioè, veramente godi di questi ultimi momenti che ti rimangono, perché presto viene il giudizio dell'Altissimo che non lascerà impuniti coloro che non si danno da fare. Come prima ha letto il fratello, che l'Altissimo non dimentica coloro che si danno da fare per lui, per dare da mangiare, per dare l'esempio ai suoi servi e santi. Così l'Altissimo non si dimentica di coloro che non stanno facendo nulla, ok? Così come l'Altissimo non farà nulla per loro quando verrà. Le scritture dicono che nulla sfugge al Padre, i suoi occhi vedono più forte del sole. E là è il punto, quando viene la grande tribolazione, che dice: i miei servi mangeranno e i miei servi berranno. Quando viene la grande carestia, quando collassa questa società e viene la grande tribolazione, viene obbligato il cibo. Quando dice: i miei servi mangeranno, i miei servi berranno. I miei servi, servire, ubbidire, fare, mettere in pratica, ok? Non dire di credere in Dio e poi non fare niente per l'Altissimo. Là tu non sei un servo dell'Altissimo e non ti aspettare che ti dia da mangiare e da bere, anzi, forse tu servirai di cibo per i cannibali di quei giorni là. Ma posso concludere? Riguardo al tesoro nel cielo, versetto 21, dice il Messia: perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E questo, secondo me, è tra le scritture più importanti, è tra i versetti più importanti. Tutta la scrittura è importante, ma qua, se state un attimo solamente a meditarla, dove è il tuo tesoro e il tuo cuore? È semplice, ok? C'è chi il suo tesoro è una donna, ok? Il suo cuore è solo centrato a quello.
Ecco perché qui in Italia vedi uomini di 50 anni che sono ancora lì a cercare ragazzine, bla bla bla. Cioè perché no, la loro anche mente quelli, è proprio impostata a quello. Ma anche quelli che già ce l'hanno la donna. Eh sì. Perché quanti fanno della loro donna il loro tesoro? Assolutamente. E quanti si fanno influire, si fanno condizionare, si fanno dirigere? Non fanno altro, sono la loro donna, la loro dea. Quasi dovevamo stare dietro alle nostre donne, alle nostre madri, alle nostre mogli. Non saremo qui. Non saremo qui. Anzi, dal primo momento mi sarei dovuto togliere la barba. Io penso che ogni giorno mia moglie mi diceva di togliermi la barba. Ogni giorno gli arrivava, me lo diceva. Lo so. Che non gli piaceva la barba, di qua, di là. Oppure ogni volta che venivo fuori ad insegnare. Io mi ricordo che per i primi anni, e non sto parlando di, oh sai che... le prime 5 volte, le prime 10 volte, no, per i primi anni, ogni sabato che andavo fuori ad insegnare, era una litigata a casa con mia moglie, che lei non voleva che andassi fuori davanti alla gente a predicare la Bibbia, ah, un pazzo, tu vai fuori a parlare al nulla di qua, di là. Se fosse per le nostre mamme, mia mamma mi disse che se io avessi continuato a frequentare Yara Yala, lei non aveva più un figlio, mi disse vicino a me, ok? E infatti per settimane non ci sentivo. Se devo andare dietro alle donne, noi non saremo qui. Quindi per questo quando tu fai del tuo tesoro la tua donna, ehi, io mi ricordo un consiglio che un fratello nello spirito disse, fortissimo, mi disse non permettere mai che una donna si intrometta nella tua relazione, nel tuo rapporto personale con l'Altissimo, con il tuo Dio, con il tuo Signore, non permettere che una donna si intrometta e ti dica quello che devi fare e quello che non devi fare. E beh, è semplice, abbiamo visto uomini come Ahab, il marito di Jezebele, ok? Abbiamo visto uomini che hanno il re di Israele, abbiamo visto uomini che hanno lasciato intromettere tra di loro una donna, ok? E vediamo come sono finiti. Nella Bibbia quanti esempi di grandi uomini sono caduti per le loro donne, ok? Ci sono parlando di tesori, ci sono uomini che il loro cuore è assolutamente sulla fama, ok? C'è gente, io sono stato un po' nel mondo della musica e ok, so un po' come funziona, sono stato in posti, in TV, robe varie. Pensa che c'è gente che vive la vita aspettando il prossimo concorso, tipo i talent, tipo il fatto. Loro fanno la loro vita basata su quello. E questi qua cominciano ad arrivare a una certa età che questa fama non la trovano, hai capito? Cominciano a diventare frustrati, cominciano a diventare proprio miserabili perché hanno centrato tutta la loro energia, tutta la vita su quello. Su quello. E dov'è il tuo tesoro? Lì sarà il tuo cuore. Se tu lavori su quello, lì il tuo cuore, la tua mente, il tuo spirito sarà su quello lì. Concentrato, okay? Su quello. Se tu pensi a farti ricchezze, ad avere, acquistarti, a fare una carriera su questo mondo qua, il tuo cuore, il tuo spirito sarà con questo mondo qua. E questo mondo è destinato a essere distrutto, non il pianeta in sé, questo governo, ok? È destinato a essere distrutto dal fuoco nucleare, purificato questo sistema di cose. Ok, con tutte le ricchezze, con tutto quello che è tutta la villa a 50 piani che ti vuoi fare, con tutte le macchine belle, che qualsiasi cosa è destinato a finire nel fuoco nucleare. Quindi se il tuo tesoro, se le tue ricchezze, se le tue energie sono per crescere in questo mondo qui, sappi che tu verrai distrutto insieme a questo mondo qui dal fuoco nucleare. Khan, ora rispondiamo alla domanda. Dove deve essere il tuo tesoro e dove deve essere il tuo cuore in tutti i tempi? Il regno dei cieli. Il regno dei cieli viene attraverso le parole. Questo è il libro di Giosuè 1:8. Dice, questo libro della legge non si allontanerà dalla tua bocca, ma ci mediterai giorno e notte. Perché che cosa accade? Se tu mediti giorno e notte sulle parole, sulla promessa dell'Altissimo, ok? Il padre è venuto a mandarti una promessa attraverso i suoi servi, i profeti, attraverso suo figlio, parlandoti di vita eterna. Il Messia di Ahawashai, quando è venuto circa 2000 anni fa, è venuto a parlare del regno di Dio, del regno dei cieli, è venuto a parlare. E la gente oggi gli parla del regno dei cieli, ti ride in faccia la gente oggi parla del regno dei cieli. Non ci crede al regno dei cieli la gente. Per questo dice meditalo giorno e notte, perché meditandolo giorno e notte noi non vediamo l'ora che arrivi il regno dei cieli. Noi sappiamo che qui siamo di passaggio e stiamo vivendo in vista del regno dei cieli, praticamente che stiamo vivendo. Perché questo è, perché sai che cosa dice anche Paolo? Paolo dice che l'operaio è degno del suo salario. Assolutamente, cioè un operaio lavora
cioè, lavora, cioè, diciamo che lo spirito che lo mantiene in quel lavoro è sapendo che fine mese arriverà la sua paga, è quello che lo fa svegliare alle 5 di mattina, ed è la stessa cosa come noi, perché questo lavoro, la cosa che ci spinge ancora a farlo è perché sappiamo che arriva il giorno che il nostro Signore Yahweh Shai ci darà il nostro salario, ok? Infatti non è egoista parlare di quello, che la gente dice, ah, tu solo per convenienza lo fai, tu solo perché vuoi avere, tipo sai, nella mentalità dei musulmani, ah, solo per le 10 vergini nel regno, tu di qua, di là, fanno racconti pensando, vai, è acqua, non è te. Solo, sei salario. Il guy è deluso. Salaknai. Rotto il cuore. Acqua, e gli appari, ho bacino, c'hai bratta. C'è una bella scrittura. Che dice cosa? Che Paolo dice che... Ma dice che... Eccolo qua, questo è il primo Corinzi capitolo 9 versetto 7, dice: chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse questo è da un punto di vista umano, non le dicono anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al buo che trebbia. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi, o non dice così proprio per noi? Certo per noi fu scritto, perché chi ara deve arare con la speranza, e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Per questo qua, cioè, è anche giusto pensare che quello che facciamo lo facciamo con la speranza di ricevere un premio nel regno. È giusto parlarne di questo, ok? È giusto parlare che nel regno... Qua entriamo nella scrittura che hai detto tu, di meditare giorno e notte sulle scritture, che se tu mediti giorno e notte praticamente il regno lo inizi a vivere. Per questo Yahweh Shai dice: il regno inizia da voi stessi, parte da voi stessi il regno dei cieli, perché più pensiamo, più viviamo, più meditiamo nel regno, più ci separiamo da questo mondo qua. Carnalmente, fisicamente siamo qui, dobbiamo darci da fare, dobbiamo andare a lavorare, pagare le tasse, prenderci cura della nostra famiglia, ma non dimentichiamoci che è lo spirito quello là che bisogna crescere di più, ok? Fisicamente sopravviviamo, ma spiritualmente viviamo in eterno. E questo è attraverso lo spirito. Vado avanti. Vai. Questo è il libro di Proverbi 4, versetto 11, dice: ehi, shalom a chi sta guardando, e shalom all'ermano de Perù, a Mawane, e shalom a chi di Jehovah Shemiah Brakta, e tal. E a qui shalom a tutti. Poi leggiamo... giusto, Antonio Perrone dice: il Messia torna quando vuole Dio, quando il Padre vuole. E questo è. Nessuno sa. Ma lui stesso, ci tiene a ribadirlo il Signore Jehovah Shai. Ok? Fa nessuno, sa, nemmeno gli angeli del cielo, fa nemmeno io. Ma il Padre si è riservato questo alla propria scelta. Anzi, fammi prendere un paio di pezzi. Infatti, Yahweh Shai stesso dice che se devi andare a rubare a casa di un forte, non lo avverti prima di andare. Se andrai quando nemmeno aspetta. Questo è Matteo capitolo 24, versetto 36. Esortazione alla vigilanza. Per questo, se ci pensi, no. Esortazione alla vigilanza. La nostra gente non è stata vigile. Perché? Perché... Non è stata attenta alle parole dell'Altissimo, quindi che cosa hanno fatto? Sono andati dietro alle parole delle religioni. E le religioni dicevano: no, Gesù torna domani, Gesù torna domani, Gesù torna domani. Quasi sono stati ingannati. Come hai detto, sono stati sballottati qua e là come dei bambini. E che cosa hanno fatto? Hanno perso fiducia in questo ritorno. Ma il Messia ti aveva detto: esortazione alla vigilanza, e ti dice: ma quanto al giorno e a quell'ora nessuno li sa. Infatti noi non siamo qui a dirvi il Messia torna domani, noi siamo qui a dirvi attraverso la profezia che il Messia non torna prima che le ultime due principali profezie si siano compiute, che sono il marchio della bestia, il microchip che sarà con la grande tribolazione, e la terza guerra mondiale che causerà la guerra nucleare. Dopo queste cose potremo vedere il Messia, ok? Assolutamente. Dice: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il Padre solo.
Quindi tutti quelli che vi vogliono parlare sul ritorno del Messia che sta qua, sta arrivando da domani, o vi vogliono dare i giorni, come fece il falso profeta che abbiamo qui in Italia, il diavolo, ecco. Oppure se stavo questa settimana stavo vedendo un altro storto che attraverso le 70 settimane di Daniele, nel quale ho dovuto fare anche un video per spiegare che le 70 settimane parla di un tempo passato. Sto qua era lì che si faceva il calcolo da quando è stato creato lo Stato di Israele a oggi. Praticamente aveva calcolato che per il 18 maggio eravamo fuori da qua. Adesso aspettiamo anche a te, a quest'altro che non mi ricordo come si chiama. Il 18 maggio è tra un mese e mezzo. Uno storto che mi faceva commenti e l'ho bloccato anche a lui, l'ho bloccato. Che poi ripeto, quando blocco la gente perché... Nel canale, siccome noi portiamo il cibo spirituale, è una tavola, una mensa, quelli là che vengono con, con il loro cibo contaminato, lo buttiamo fuori dalla tavola, lo buttiamo, ok? Sì. Bene, andate avanti. Semplicemente per questo motivo qua. Cane, vuoi finire precetto? Cane, prendo un altro precetto perché sempre per la bocca di due testimoni. E poi volevo si continua un attimo a leggere quello che diceva e andiamo avanti. Questo è Atti capitolo 1 versetto 7. Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ed è incredibile, ed è importante questo, perché se il Padre avesse detto a tutti, allora è facile che mezz'ora prima di quel momento là tutti metti che noi sappiamo che il 22 settembre torna, ok, fino a quel giorno, e poi fumeremo l'ultima sigaretta 3 ore prima. Bravo, e poi diciamo ok, adesso manderemo l'ultimo piatto di maiale. E poi nella mentalità delle religioni chiunque invoca il nome sarà salvato, e poi dopo aver fatto tutte le diavolerie noi invochiamo il nome e aiutaci, l'ultimo momento, c'è gente proprio gli ultimi secondi sarà lì. E invece questo fatto di non sapere ti tiene vigile, ti tiene sono attenti. Infatti Yahweh Shai lo dice che quando torna il Signore, lui fa il paragone che lascia i suoi servi a gestire, e quel servo dice: ah, il mio padrone tarda ad arrivare, quindi si mette a fare altre Cavoli cose, ti occupi di altro, mentre tu, sapendo che il Signore è alla porta, sta per venire, tu ti mantieni attivo, ti mantieni lucido. È un modo in cui non lo puoi falsificare. Sei così o non sei così. È come un pugile professionista, tu sai che avrai l'incontro di campione del mondo, no? E gli arriviamo, metti che tu sai che è sicuro, è certo, che come è sicuro e certo il ritorno del Messia, è sicuro e certo che tu dovrai, ti danno un incontro per vincere il campionato del mondo. Adesso, se tu non sai quando è quella data, tu che fai? Ti inizi ad allenare, no? E continui ad allenarti fin quando non ti danno quella data. Ma se loro ti dicono: ehi, vedi che la data è tra 2 anni, tu inizierai ad allenarti solo qualche mese prima. Questo è. E tanti pugili hanno perso dei gran combattimenti così, perché hanno creduto di riuscire in pochi mesi sono messi a prepararsi proprio poco tempo prima della lotta. Sì, non vedo domande. Ho tatuato eternamente Yahweh Shai all'interno del mio cuore, va bene. Ehi, appa, bene. Ehi, shalom, Claudio. Shalom. Ehi, shalom, fratello Claudio. Ok, sì, hai concluso quel precetto là, vai avanti. Questo è Proverbi 4:11. Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati, e se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala, perché essa è la tua vita. E parlando di queste istruzioni, sono le parole dell'Altissimo. Stavo leggendo questo prima per farvi capire riguardo ai sacerdoti di Satana, i ministri di Satana, che sono molti, soprattutto in questi ultimi tempi qui, ok? La gente, la maggior parte è ossa secca, ok? Sono tutti, sapendo o non sapendo, sono dei ministri di Satana, perché portano
avanti le istruzioni che sono diverse dalle istruzioni dell'Altissimo. Alla fine il Messia Yahweh Shai dice o sei con me o sei, sei contro di me, o sei freddo o sei caldo, o l'accogli o dispetti. Assolutamente. Quindi Yahweh Shai dice che chi è con me non è contro di me, o sei a fare la cosa giusta o stai facendo la cosa sbagliata. E siccome la verità, la cosa giusta è solo la giustizia nel Dio vivente Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, tutti quelli che vivono in Yahweh, Geova, Yehua, Yahua, Yahusha, Yeshua, Gesù e tutti questi nomi pagani del diavolo stanno servendo Satana in realtà. Assolutamente. Assolutamente. Quindi, avanti dice, afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala perché essa è la tua vita. Non lasciare andare questa istruzione qui, perché molti hanno lasciato andare questa istruzione qui, ok? C'è il New Age, c'è questo nuovo modo di pensare e pensare che il modo antico della Bibbia sia sbagliato, non sia adatto per questi tempi che stiamo vivendo. Gli stolti hanno mollato. Dice, afferra saldamente. Infatti per questo Yahweh Shai dice in Apocalisse 2.25, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io vengo. Praticamente finché il Signore viene, tienitelo stretto questa verità, tieni stretta questa conoscenza, tieni stretto il nome del Dio vivente Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai. E scusa, questa qua torna sempre in quello che parlavamo prima, il tesoro. E questa parola qui, questo è il tuo tesoro. Cioè, un tesoro cosa fai? Un tesoro lo prendi e lo metti là in mostra affinché la gente viene e te lo ruba? No, un tesoro lo conservi in posti segreti, ok? Questo è Matteo capitolo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. Ha venduto tutto. E per la gioia che ne ha, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Praticamente, tu, una volta che hai trovato questa verità, ok? Se tutto il resto non deve neanche centrare. Sì. E quello che deve centrare è il tesoro. E questo tesoro che è questa verità qui. Quindi, infatti, Apostolo Paolo lo dice che esplicitamente in questi ultimi tempi molti cadranno e seguiranno favole, dottrine di diavoli, ok? Perché? Perché non sono stati seduti da questi nuovi tesori fasulli, ok? Questi tesori che sembra oro, ma dopo un po' di grattatura trovi che è piombo. Okay. Alice nel paese delle meraviglie, sì, tutta un'illusione. È quello che stanno vendendo, ti vendono un oro finto e questo oro qui dopo 2-3 giorni che lo usi va via il colore d'oro e vedi che è piombo. Perché questa parola, questo messaggio, questa verità è il vero tesoro. Ecco perché qui dice che afferra saldamente l'istruzione, ok? Non lasciarla andare, conservala perché essa è la tua vita. Essa è la tua vita. Che qua si sta parlando di questione di vita o di morte. Questo è il tuo biglietto alla vita. Questo è il tuo biglietto alla vita, ok? Che tra l'altro è la promessa che il Signore Yahweh ha fatto, ok? Che la promessa che ha fatto è la vita eterna. E qua stiamo parlando di questione di vita e di morte. Quando si parla di queste istruzioni si sta parlando della verità. Pensate quanta gente, passano centinaia e migliaia di persone, ma non solo qui, in tutto il mondo davanti ai profeti dell'Altissimo, che non si curano di questa parola di vita. Ok? Di questo mistero che è stato rivelato finalmente. Che noi stiamo venendo a portare la verità della Bibbia, stiamo venendo a dire alla nostra gente che in realtà non sono italiani o non sono peruviani, non sono nigeriani, ma sono israeliti dispersi in mezzo alle nazioni. Li chiamiamo a ritornare al loro Dio perché stanno chiamando un Dio falso. Chiamando un nome Gesù, stanno chiamando un nome falso. Infatti, questa è l'illusione della maggior parte della gente. Il loro cuore è nella prosperità, allora vanno in cerca di questi Dio di prosperità, perché se tu chiami Gesù ti farà stare bene, ti farà stare ricco, questo è Gesù, questo è il Dio che vogliono. Sì, è un Dio di prosperità. Un Dio di prosperità. Un Dio di prosperità però nel regno di Satana, ditemi che cosa ha a che fare questo. Però questo ci fa capire che questo nome in realtà non è un nome santo, ma è un nome profano quello di Gesù, ok? Perché il vero nome del Messia è Yahweh Shai. E noi siamo qui a portargli la verità, cioè il Messia Yahweh Shai, il
il pastore supremo per portarvi, per ricondurvi per darvi il cibo sano, praticamente, per portarvi la verità della Bibbia. E gli ha ragazzi, veramente non so se a volte neanche noi ce ne rendiamo conto, o comunque non lo pensiamo, ma quando siamo qua fuori noi siamo a portare una verità che le elite mondiali hanno di generazione in generazione investito tempo, denaro, soldi, per nascondere. Per nascondere, ma oggi siamo qua a dire alla nostra gente, tu vieni dal popolo di Israele, torna alla tua identità, perché il nostro Signore sta per tornare. Ed è importante una cosa, anzi, il nostro Signore sta per tornare, ok? Prepara il tuo spirito per incontrarlo. Perché come dice la scrittura, che se il Signore non ti trova vestito bene davanti a Lui, ok? Non ti trova degno, ti mette fuori dove c'è pianto e stridore di denti. Ma che pensate che il Signore scherza? Che pensate che come stiamo camminando adesso siamo degni di entrare alla cena del Signore? Il Signore dice, benedetto che il servo che al mio ritorno troverò intento a far così. E dice, in verità vi dico che io mi metterò a servirlo. E voi pensate, perché voi state dicendo, il Signore deve servirvi a voi? Ok? Adesso non sto dicendo che io sono perfetto, no, io sto facendo del mio meglio e ho la speranza di quel giorno, se il Signore possa trovare misericordia agli occhi suoi, che possa entrare a pulire per terra dopo che il Signore è stato con i suoi eletti. Ok? Quando io faccio questo discorso, questo è lo Spirito che sta parlando prima di tutto a me, e poi stiamo parlando attraverso lo Spirito qui. Ma questo è, il Signore sta per tornare, dobbiamo pensare che dobbiamo prepararci in spirito per incontrarlo. Preparate il vostro spirito per incontrare il Signore. Un precetto. Questo è secondo Pietro capitolo 3 versetto 14. Perciò carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Assolutamente. Qua non sta parlando di in carne, ok? Perché in carne nessuno di noi potrà essere trovato irreprensibile. Perché quando si parla di irreprensibile significa che uno non ti può accusare, ok? Attraverso la carne Satana ha gioco facile, ci può accusare quando vuole. Infatti abbiamo parlato della grazia prima. In spirito dobbiamo essere irreprensibili. La carne, siamo coperti dalla grazia di Yahweh Shai. Sì. Tutti i punti in cui siamo mancati, Yahweh Shai ci copre. Sì, quindi non lasciatevi affliggere dalla debolezza della vostra carne, ma anzi siate forti in spirito. Per questo il Signore Yahweh Shai dice, lo spirito è forte, ma la carne è debole. Anche a lui la carne era debole. Pensate, il Messia, il figlio di Dio, quando è venuto circa 2000 anni fa, lui conosceva le sue vite passate, aveva poteri spirituali, muoveva il mare, calmava il vento, poteva sapere che cosa c'è, cosa stava pensando la gente, mandava onde, poteva prevedere, mandava onde. Aveva poteri spirituali, poteva, quando a Nathaniel poteva prevedere il passato e il futuro, che diceva io sapevo che tu già eri lì sotto la pianta prima che arrivassi qua. Il Messia aveva poteri potenti. Cioè, era completo praticamente, è venuto in un corpo ma con uno spirito completo, e pensa che lui stesso, quando è arrivato al momento della sua, quello che vedete, quando è arrivato al momento della sua prova, lui dice che comunque la carne era debole, in carne il Messia, però dice pregate e vegliate. Questo è quello che stiamo facendo. Stiamo vegliando, siamo qua sugli attenti, stiamo parlando, ci stiamo edificando, ci stiamo fortificando, ci stiamo esortando affinché, dice, voi possiate resistere alla tentazione. Infatti noi, parlando di tutte queste cose della nostra storia e di quello che viene, facciamo in modo che quando arriva la nostra prova, preghiamo che l'Altissimo ci dia la forza di resistere. Anzi, devo fare un video per rispondere a Nicola, che mi aveva chiesto di una preghiera di antico ebraico, e proprio, magari insegnerò proprio una preghiera su questo. Una preghiera che ci chiede al Padre di non abbandonarci, ma di darci la forza nel giorno dell'avversità. Questo è quello che tu che hai il dono là, potresti fare una piccola serie di preghiere semplici. Sì. Nella Shawan. Comunque, dicevi qualcosa che mi ha aperto una finestra, adesso mi è sfuggito. Volevo dire qualcosa. Di prepararci a incontrare il Messia, come abbiamo letto qui. Perciò dicevi qualcosa adesso che volevo dire. Leggo questo precetto, questo viene fuori. Secondo Pietro 3,14, perciò carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati. Ah, Yapa. Parlando della veglia, no?
ok? Se tu stai a vegliare contro il nemico, ok? Sarai solo un uomo stolto ogni tanto che il nemico ti porta qualche piatto e fa, ah, ok, sappiamo che stai vegliando, ma volevamo darti un bicchiere d'acqua, visto che sei un bravo vegliatore, giusto per incoraggiarti. E tu prendi quell'acqua e la bevi, ok? E intanto sono i miei nemici, ma mi hanno fatto un regalo. Allora, se conoscete bene la storia della Troia, cosa è stato, qual è stata la distruzione di quella città della Troia? Ok? Il regalo di Ulisse. Il regalo di Ulisse, sì. Che si chiama il cavallo di Troia, ed è quello che stanno facendo coloro che governano. Vi stanno mettendo davanti un cavallo di Troia. E questo cavallo, il suo lavoro è quello di far sembrare che vi amano, vengono con un messaggio di pace, ok? Di una promessa di una cosa in futuro, ok? Ma alla fine coloro tutti dovevano essere come si chiama il figlio là che diceva bruciatelo, ma non l'hanno ascoltato. Se ci pensi, questa fase gli è venuta anche agli Hawashai, quando Pilato gli proponeva, diceva dimmi, fa, io ti posso salvare, diceva Pilato, quindi voleva fargli un favore, diceva, io ti posso salvare, ti posso liberare dalle mani di questi qua, io ho questo potere. Praticamente stava cercando di contrattare, di fargli questo regalo al Messia Yahawashai, che non l'ho accettato. Ecco perché bisogna stare attenti ai nostri sensi. Anzi, diceva brucialo, diceva. Lui diceva brucialo. Cioè, bisogna stare attenti ai nostri sensi. Vi ho detto prima, come abbiamo detto prima, dove è il cuore di un uomo e sotto d'oro. Hanno visto questa cosa magnificente? L'occhio ha fatto il suo gioco, illusione, e boom, sono incantati. Hanno dimenticato che... Anzi, cosa hanno fatto? Hanno fatto festa, si sono ubriacati. Sono ubriacati e nella notte di ubriacati, perché era una promessa falsa. Credevano già di aver trovato pace con i loro nemici. Sono ubriacati ed è quello, c'è un cavallo di Troia davanti ai nostri occhi oggi. Ma sai questa cosa dove la vedo quando parli con quelli delle religioni, no? Quando parli con un cristiano, cattolico, un protestante, un mormone, evangelista, all'inizio sono tutti lì dolci. Però quando tu gli dici in faccia che il loro nome è maledetto del diavolo, a un certo punto, quando tu gli porti la sana dottrina e vedi che loro vedono che tu non accetti quello che stanno dicendo loro, ma anzi che tu stai svergognando la loro dottrina, la loro religione, facendogli vedere dall'inizio dai loro fondatori che sono dei diavoli, e il loro volto cambia aspetto praticamente. Che il nome di Gesù è un cavallo di Troia? Okay. La dottrina cristiana è un titolo, cavallo. Questo è un titolo di un bibbio. Il nome Gesù è un cavallo di Troia. Tutte le dottrine, credi, inferno, non inferno, tutta questa roba qui sono dei cavalli di Troia. Per illudervi e distrarvi un attimo. Dopo cambio un titolo a questo video qui, metto proprio Gesù è. Il nome Gesù è un cavallo di Troia. Perché hai detto bene. Attraverso quel nome sai quanta gente accetta e riceve questo dono che ti vogliono portare di pace. Perché poi qual era la promessa con quel cavallo? Pace, no? Abbiamo fatto sì, pace. Era pace. Pace, prosperità, siamo bene. E poi da dentro quel nome, che cos'è? Hanno in bocca, come dice Salmi? Hanno in bocca. Hanno in bocca la lingua, loro lingua è untuoso come miele, come burro. Salmi capitolo 55, parto dal versetto 20. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui. Ha violato il suo patto. Ha violato il suo patto in cui questa gente che mi stanno tirando fuori tutta questa dottrina qui, arriverà il momento che violeranno il loro patto. Quel Gesù dolce, amore, arriva i tempi in cui sarete in quella fila là, se non hai il microchip non prenderai quel pasto là. Questi violeranno proprio tutto quello che vi hanno detto. Arriverà il momento in cui ti svegli e ti spegneranno il chip solo perché hai guardato un video su YouTube. Questi qua non sono da come dice il libro di Siracide 12:10, mai fidarti del tuo nemico, è come rugginisce il ferro e così la sua malvagità, anche se viene umiliato davanti a te, non ti fidare. Ed è questo il problema della città di Troia. Loro credevano che i loro nemici sono venuti ad umiliarsi davanti a loro, senza sapere che era un gran tranello. Sì, sì, sì.
pensa, hanno fatto la guerra per non so quanto tempo, e se ne sono andati e ti hanno lasciato lì il regalo. Questi diavoli che ci stanno governando oggi, ci stanno facendo la guerra fisica e spirituale, ci hanno oppresso. Ma abbiamo dimenticato la schiavitù nel quale siamo stati soggetti? Finalmente vogliono aiutarti. Perché sai una cosa che la storia, per esempio, non racconta? Questo sempre perché vuole dividere non vuole far conoscere che il popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini, nativi indiani. Loro dicono che la schiavitù in America l'hanno subita solo i così chiamati negri. Ma se tu vai a vedere, i primi schiavi sono stati latini, taino, indios e nativi indiani. Anzi, hanno importato anche da Portogallo, tutti gli ebrei che erano lì, che erano i sefardi. Che maggior parte sono stati rimportati. Non vi dimenticate che il nord Italia è stato costruito sulle spalle dei terroni, ok? Questo nord Italia, tutte queste fabbriche che fanno parte del nord Italia, le hanno costruite i siciliani, i napoletani, i calabresi, ok? Così come gli Stati Uniti d'America, chi li ha costruiti? Anche al giorno d'oggi, per tenere la società finché vada, i lavori più umilianti, chi li fa? Non li fanno mica i figli del papà, no, li fanno... Io lavoro che vado sempre nei cantieri. Nei cantieri, cavolo, o vedi africani, negri, o vedi siciliani, napoletani. Sono sempre albanesi. Loro. Albanesi, sono sempre loro. Assolutamente. Quindi la gente si è dimenticata della schiavitù, quella proprio fisica tosta degli anni passati, della schiavitù moderna, proprio... Attraverso la schiavitù di oggi, per esempio, è più mentale nel quale ci hanno messo, sai, ansie, preoccupazioni, tasse, non arriviamo a fine mese, dobbiamo guadagnare, mangiare, oltre che dal punto di vista spirituale. Avete dimenticato questo? Quindi non fatevi ingannare quando verranno da voi e offrendovi la soluzione alla grande tribolazione che arriva. È cavallo di Troia. Offrendovi la soluzione, il chip del cavallo di Troia. E magari sarà lì proprio il Papa a dire nel nome di Gesù, come hanno fatto con il veleno, ok? A dire di prendere il veleno, che dobbiamo rispettare la società, coloro che governano oggi, e quindi dobbiamo inchinarci alla bestia, certo che no. Quindi vedete che questo Gesù con questo chip sarà il cavallo di Troia con il quale verrà questo sistema qui. Non fidatevi dei vostri nemici. Dice Salmi 55:21: la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Questa gente hanno la guerra nel cuore, ok? Quindi quando vi annunceranno, come hanno fatto durante la grande pandemia, con quelle parole dolci, dobbiamo fidarci dei scienziati. Io mi fido. Sì, come faceva? Io mi fido. E quanti ne sono morti? Cavallo di Troia. E quanti ne sono morti? Oppure quanti ne sono usciti ubriacati da questa situazione qui? E ancora oggi magari la gente è ubriaca quando parla di questi... Ho detto cavallo di Troia. Sì, sei scioccato. Pensavo... Troia è una città. Vabbè, che vuol dire qualcosa altro. È tutto un cavallo di Troia. Bene, andando avanti, qui c'è un po' di carne. Dice... Che tra 5 minuti... Sì, un po' di precetti qua e... Ehi, Shalom, anzi, di quali peccati siamo coperti? Dice, Gennaro chiede, di quali peccati siamo coperti con la grazia dell'Altissimo? Quelli che facciamo... Anzi, prendi Baba Kasha, Apostolo Paolo, ciò che non voglio fare faccio, ma non è in me, è il peccato in me. Ci sono cose... Allora, i peccati in cui siamo coperti sono i peccati che non facciamo consciamente. Bravissimo. Ok? Semplicemente, senza andare... Ok, perché pecchiamo spesso... Tutti i giorni pecchiamo, ok? Semplice, sai qual è il fatto? Anzi, un precetto buono è questo qua, anche dove i Romani capitolo 3, versetto 23 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti quanti noi, nella nostra vita passata e anche in questa vita qui, noi pecchiamo tutti i giorni. Cioè, se per questo, se dovessimo stare a quello che sono le leggi dell'Altissimo, non c'è un essere umano che meriterebbe di vivere. Assolutamente. Per questo diciamo che i peccati per il quale il sacrificio del Messia vale sono tutti praticamente i nostri peccati, che però valgono per coloro che al meglio, per coloro che si pentono, perché naturalmente il Messia dice chiaramente, quando Pietro gli domanda: Signore, dobbiamo perdonare un nostro fratello che fa un peccato?
il Signore fa, ah no, Pietro domanda, Signore, quante volte lo dobbiamo perdonare? E lui dice 70 volte 7, no? Però il Signore dice che se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Quindi noi pecchiamo tutti i giorni, però per questo noi dobbiamo ravvederci tutti i giorni. Per questo il ravvedimento è una cosa che viene tutti i giorni. Non è come nelle religioni che dicono che si sono ravveduti, si hanno creduto a Gesù, si sono fatti il tuffo nell'acqua sporca e adesso sono salvi. Il ravvedimento è un cammino che è continuamente, tutti i giorni, perché noi pecchiamo tutti i giorni. E per questo il Messia dice che chi si pente e si ravvede sarà perdonato. Quindi il perdono per i peccati del Messia sono per tutti i peccati che, come ha detto il fratello, inconsciamente facciamo, ma anche per quelli che ci capita di fare perché la carne è debole, come dice il fratello. Per esempio, è un giorno di Shabbat, ma devi lavorare, e lo sai, ma non puoi fare niente. Okay? Oppure è un giorno di Shabbat, come mi è capitato a me, l'ultimo mi sono dimenticato, ho acceso il fuoco e mi sono fatto da mangiare. Okay? Anche a me è capitato, ma il Shabbat che proprio non ti ricordi proprio, ti accendi il fuoco e mangi. Dopo pensi, ah cavolo, okay. Bene. E ci sono tanti. Sono tante cose comunque. Noi ne pecchiamo già perché abbiamo addosso dei vestiti con tessuti diversi. Anzi, dice la scrittura che dice che tutti i pensieri iniqui sono dei peccati. E poi immaginate che in questo regno è fatto tutto apposta per farvi avere dei pensieri iniqui, ok? Stavo dicendo la settimana scorsa, tutte le pubblicità adesso hanno sempre qualcosa di sessuale. Si fanno la pubblicità di yogurt e vedi la donna nuda, ok? Si fanno la pubblicità di un libro e vedi la donna nuda. Si fanno la pubblicità di una macchina, vedi la donna nuda. Quindi questa società è proprio fatta apposta per combattere con la tua mente. Quindi certe cose che non vuoi pensare, ti trovi in un attimo che lo stai pensando. È lì che devi dire, oh. Infatti Apostolo Paolo lo dice, anzi, dove, cosa dice? Se lo voglio dire, ciò che non voglio fare lo faccio. Se lo prendo io. Oh. Questo è Romani, capitolo 7, versetto 15, dice, aspetta, versetto 14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché siamo schiavi a peccato, ok? Finché siamo in questa pelle continueremo a peccare. Nessuno è perfetto. Ecco perché la prima cosa che farà Yahweh Shai al suo ritorno è quello di cambiare il nostro corpo, ok? Dice, poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio ciò che voglio ma faccio quello che odio. Poi continua. Ora se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io che lo faccio ma è il peccato che abita in me. Okay. Questo è il punto, anzi è il punto che ci fa comprendere quanto noi abbiamo bisogno di ravvederci ogni giorno, perché come dice il Messia, dice Luca 17,3, state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca riprendilo e se si ravvede perdonalo. Per questo cosa dice Gennaro, quali sono i peccati che l'Altissimo copre per mezzo di Yahweh Shai? Sono tutti i peccati per i quali noi cerchiamo di ravvederci. Se noi ci ravvediamo ogni giorno, sapendo che pecchiamo ogni giorno, quei peccati, se noi abbiamo uno spirito sincero, infatti come dice Re Davide, beato l'uomo a quale l'Altissimo non conta alcuna colpa. Sì, non imputa nessuna colpa. Ehi, possiamo chiudere con un precetto, gli regala che... Sì, chiudiamo con il precetto, vai. Questo è 2 Corinzi, capitolo 14, versetto 18, per stare proprio inerenti alla lezione. Poi Baba Kasha, prendi questo precetto che hai citato adesso di Re Davide, è bello. Sì, lo trovo io. Ok. Leggi questo intanto. Questo è 2 Corinzi 4,18 che dice, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Santo, sapete nel tema del tesoro, nel tesoro della prosperità, quello che cerchiamo, il tesoro che ci creiamo qui, la prosperità che cerchiamo qui è per un tempo. Mentre il tesoro che ci facciamo nel cielo, la prosperità che speriamo nel regno di Dio è quella che sarà eterna. Vai a prendi Baba Kasha, Romani 4. Romani 4:8 si legge. Anzi, parto al versetto 6. No. Dice, così pure Davide proclama la beatitudine al quale Dio, la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo. Qua sta dicendo che l'Altissimo non ci giudica attraverso la legge. Dice,
Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. E cosa succede in caso di questo uomo? Perché è stato coperto dalla grazia di Yahweh Shai. Ok? Questo è tutto, sperando che questo video possa essere stato edificante, questo sacrificio vivo, questo ministero. Ringraziamo il Signore per averci ispirati, protetti e guidati un altro giorno per dare da mangiare alle sue pecore. E diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham Kakadash. E Shalom, doppio onore agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino per aver insegnato per il loro ministero al servizio del Signore, in accordo con 1 Timoteo 5, 17. E Shalom agli eletti, alle pecore smarrite della casa di Israele disperse nei quattro punti della terra. Shalom. Shalom.